per le procedure informative che stanno per iniziare. La riunione dell'Ufficio di Presidenza prevede lo svolgimento di audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2646 Infrastrutture e Mobilità. Per l'ANAS siamo collegati con il direttore legale Nicola Rubino e il direttore Operation e Coordinamento Territoriale Matteo Castiglioni. Ringrazio i nostri ospiti e cedo loro la parola, ricordando che il tempo a disposizione per l'audizione è di 20 minuti complessivi, comprensivi di eventuali domande da parte dei senatori e delle repliche. A voi, buon pomeriggio, vi cedo la parola subito. Buon pomeriggio Presidente, sì, io sono Rubino, la saluto, saluto tutti i componenti della Commissione. Essenzialmente oggi commentiamo l'articolo 1 del decreto legge 68-2022, decreto legge infrastrutture, nella parte in cui la norma interessa direttamente ANAS. Si tratta di una norma che ha un suo precedente, di pochi mesi fa, contenuto nell'articolo 2 del decreto legge 121-2021, del decreto infrastrutture, all'interno del quale era prevista la possibilità per la città di Roma, per Roma Capitale e per la città metropolitana di Roma Capitale, di stipulare convenzioni con ANAS per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di manutenzione delle strade. Questa convenzione è stata poi effettivamente sottoscritta nel corso, alla fine del 2021 ed attuata con alcuni interventi eseguiti da ANAS tramite propri appaltatori sulla viabilità del comune di Roma Capitale. Oggi il decreto legge 68 ripropone una norma di contenuto analogo, orientata in realtà alla realizzazione dei lavori, delle opere relativi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025. E quindi prevede all'articolo 1, comma 3, alla lettera A, che in relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade, che sono previsti all'interno del programma dettagliato dell'intervento redatto dal commissario straordinario per il Giubileo, la società Giubileo 2025 possa stipulare apposite convenzioni con ANAS. ANAS assume il ruolo di centrale di committenza e quindi procede alla scelta del contraente con procedura di evidenza pubblica, alla stipulazione dei necessari contratti di appalto e alla relativa esecuzione. In questo ambito ANAS può anche utilizzare per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, che ricordo attualmente per lavori essere pari a 5.380.000 euro, dicevo ANAS può utilizzare anche accordi quadro già stipulati in corso di esecuzione per la parte evidentemente non ancora contrattualizzata nei relativi appalti attuativi. Comunque eseguire questi interventi di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria attingendo ad accordi quadro già in corso. Anche per quanto riguarda gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, la norma, per l'esattezza al comma 4, prevede una struttura analoga, prevede cioè la possibilità di stipulare convenzioni tra Roma Capitale, la città metropolitana di Roma Capitale, con ANAS. Sempre in relazione all'evento del Giubileo, perché la norma contiene questa indicazione finalistica in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025. Anche in questo caso le convenzioni potranno prevedere la possibilità per gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria che ANAS faccia ricorso ad accordi quadro già stipulati in corso di esecuzione per la parte ancora da eseguirsi, da contrattualizzare attraverso gli appalti attuativi. Ovviamente le convenzioni, sia esse stipulate con Giubileo 2025 o con Roma Capitale,
dovranno poi nel dettaglio disciplinare i reciproci obblighi che le parti assumono all'interno della convenzione, quanto ovviamente alla situazione dell'intervento, ai termini, alle autorizzazioni necessarie, alle attività propedeutiche di regolazione del traffico, le ordinanze necessarie, la rimozione dei veicoli, se sia necessario intervenire sul piano viabile, penso ancora ai rifiuti e allo spostamento dei cassonetti, tanto ciò è necessario alla corretta installazione del cantiere e alla corretta esecuzione del lavoro. E ovviamente le convenzioni disciplineranno, come già fatto nell'esempio intervenuto alla fine del 2021, anche le modalità attraverso le quali gli interventi vengono poi collaudati e rendicontati, disciplinando anche ovviamente i flussi finanziari da Roma Capitale o da Giubileo 2025 verso ANAS. In ultimo, ovviamente, le convenzioni disciplinano anche le modalità di rendicontazione delle attività che ANAS svolge attraverso i propri appaltatori per il compimento degli interventi di cui abbiamo detto. Ho cercato di essere sintetico, Presidente, non so se ci sono riuscito. Siamo ovviamente a disposizione per rispondere alle vostre domande. Certo, è stato molto sintetico, ma va bene. Ascolti, voi avete già il polso della situazione, le strutture che necessitano di intervento come ponti, gallerie a Roma oppure e dintorni, oppure questo deve essere avviato? E rientrano in questi lavori anche quello della metropolitana, oppure quello è una questione a sé stante? Scusi Presidente, ho sentito soltanto metropolitana, era andata via la voce. Può Ok, ripetermi la ripeto, domanda? no, volevo sapere se avevate già il polso della situazione per quello che riguarda ponti e gallerie, ovviamente le strade, anche, però le strade, si conoscono più o meno, e poi se in questi lavori rientrano anche quelli per la metropolitana C che è in itinere e che è stata commissariata. A voi? Al momento, Presidente, stiamo ragionando con Roma Capitale per alcuni interventi di manutenzione straordinaria di piani viabili, segnaletica orizzontale e verticale e similari. Non sono ancora in previsione interventi diversi che in ogni caso dovrebbero entrare a far parte dell'elenco del programma dettagliato stilato dal commissario straordinario, per utilizzare le parole dell'articolo 1 del decreto legge 68. Sicuramente non interverremo sulla metropolitana, i nostri interventi riguarderanno comunque le strade, quindi saranno interventi sulle varie strade di Roma Capitale. C'è qui accanto a me comunque anche l'ingegner Castiglioni che con i tecnici del comune ha iniziato a discutere delle varie possibilità. Sì, buonasera a tutti. Abbiamo iniziato le interlocuzioni con il comune, visto che gli interventi sono di tipo manutentivo sulla rete viaria di Roma Capitale. Certamente inizieremo con interventi sul piano viabile, come ha detto il collega Rubino. E poi nel tempo finiremo con il comune gli interventi sulle altre opere di questa rete. Certamente non ci risulta che siano previsti interventi nell'ambito della metropolitana, anche perché questo esula dai compiti di istituto di ANAS, che si occupa di strade. Bene, vi ringrazio. Se volete inviarci poi un report più dettagliato delle opere previste, ne saremo felici. Vi ringrazio. Ancora, Sì. Certo, Presidente, ancora non abbiamo ricevuto, no, ancora non abbiamo definito, diciamo, nel momento in cui verrà definito, ovviamente.
Grazie, buon Sì, Presidente, pomeriggio. appena gli interventi saranno definiti li renderemo disponibili alla Commissione. La ringrazio per l'opportunità che ci ha dato. Grazie. È un piacere nostro. Grazie, buon pomeriggio. Arrivederci, arrivederci. Credo si stia collegando Giovanni Mantovani, presidente della Commissione Tranvie e Sistemi Ferroviari dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Ancora non è entrato, va bene. Vedo che si sta collegando Giovanni Mantovani, Commissione Tranvie e Sistemi Ferroviari dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Buon pomeriggio, Mantovani. Vedo che il suo audio è silenziato. Buon pomeriggio a tutti voi. Perfetto, ora la sento, credo che lei mi senta bene. Sì, grazie. Quindi iniziamo e le ricordo i 20 minuti complessivi del suo intervento e delle eventuali domande da parte dei commissari. Grazie. Volentieri cercherò di tenermi breve appunto per dare spazio a eventuali domande. Io farei alcune premesse, diciamo, sulla necessità di rafforzare ma anche ampliare il ruolo delle ferrovie nel trasporto regionale e locale. Ci sono delle motivazioni che ormai sono ovvie per tutti, quelle energetiche, ambientali, il comfort che i passeggeri possono avere su un trasporto ferroviario. E si sono fatti passi significativi negli ultimi anni, in particolare sulla disponibilità di nuovo materiale rotabile, ma occorre fare di più. Direi che la situazione attuale ha ancora degli aspetti non positivi sul trasporto regionale, tra l'altro con differenze significative tra una regione e l'altra, ma ancora di più si può fare meglio nel dare contributi nel trasporto locale, di area metropolitana. Quindi questo dovrebbe rientrare in una politica vera del trasporto pubblico, che non sia fatta solo di annunci, ma anche di cose concrete, e tenga presente quel che può fare il sistema su ferro per il trasporto pubblico. E, tra l'altro, bisogna stare attenti a non fare degli interventi infrastrutturali che allontanano la ferrovia dai poli della domanda, quando per motivi di carattere o urbanistico o di ambientale malinteso si allontanano le ferrovie da dove invece potrebbero dare servizi. Questo è un discorso che riguarda per esempio la Liguria, ma anche la costa adriatica e altri casi. E chiudo le premesse dicendo appunto che molte volte un delitto chiudere i cosiddetti rami secchi senza pensare a rilanci, rilanci che hanno bisogno di fantasia, di iniziativa. L'esempio più significativo che posso ricordarti è quello della ferrovia della Val Venosta, Merano-Malles, considerata inutile da buttare via dalle ferrovie dello Stato, presa dalla provincia, ha raggiunto a suo tempo, in poco tempo, volumi di traffico 4 volte superiori a quelli del periodo precedente. È cresciuta tanto che adesso di estate deve fare i rinforzi con l'autobus e si appresta a un rinnovo con la elettrificazione a tensione internazionale. Ecco, questo per inquadrare la tematica. L'attenzione particolare la darei ai servizi di area metropolitana, dove l'uso di esistenti infrastrutture ferroviarie può coprire il deficit di infrastrutture di trasporto rapido di massa, deficit del quale soffrono molte nostre città. Se parliamo di linee in esercizio con buona affluenza e quindi sostenibili economicamente, che nessuno si sogna quindi di chiudere, c'è una problematica per i servizi di area metropolitana, quella della sovrapposizione con i servizi regionali che hanno esigenze diverse. Sono diverse le prestazioni che devono dare i treni, le capacità che devono offrire. La frequenza, ovviamente in area metropolitana i servizi devono essere a frequenza, almeno ogni 10 minuti. In area regionale sono a orario,
invece, e quindi con maggior, con cadenze più lunghe. La densità di fermate, chi viaggia a livello regionale e non vuole fare molte fermate che gli fanno perdere tempo, in area metropolitana servono molte fermate. E tecnicamente accelerazione, velocità e così via. Allora, per risolvere questa problematica e dare quindi spazio ai servizi di area metropolitana, l'ideale è disporre di binari diversi dedicati al regionale e al metropolitano, come accade spesso per esempio in Germania, ma spesso è impossibile perché le nostre linee sono ormai chiuse dallo sviluppo urbanistico e non offrono nuovi spazi. Allora bisogna trovare delle altre soluzioni. Tra parentesi, un problema in più è stato un eccesso nella ricerca di quello che Ferrovie ha chiamato la rete snella, cioè l'eliminazione di raddoppi, di scambi, che impediscono a un treno regionale di superare un treno metropolitano. Un esempio banale è quello della linea di Viterbo, dove la ristrutturazione di 20 anni fa ha tolto qualsiasi possibilità di precedenza tra Roma e San Pietro e Cesano. Mentre invece, anche se il binario è dedicato al regionale e al metropolitano, la possibilità di superare in una fermata il metropolitano da parte del regionale fa convivere meglio i due servizi. Un altro contributo positivo può essere quello di accelerare l'innovazione nei sistemi di segnalamento e protezione, una più rapida diffusione del sistema ERTMS, che Ferrovie peraltro sta sviluppando con buona lena, potrebbe consentire di ridurre rapidamente le interdistanze dei treni e quindi aumentare il numero di treni che possono percorrere una certa linea. Poi ci possono essere altre soluzioni, tipo i treni multifunzione, come quelli che sono stati adottati a Parigi sulle linee D ed E della RER, che sono dei treni con vagoni e spazi dedicati ai viaggiatori diversi, posti a sedere per chi fa servizio regionale, posti in piedi con grandissima accessibilità per chi si muove a livello metropolitano. Ma non è una soluzione vera, perché fa sì che si porta in giro un treno lungo e pesante quando non serve. Ecco, quindi questo è un tema importantissimo, quello di affrontare la problematica dei servizi metropolitani su ferrovia in coincidenza con quelli regionali. Poi c'è un'altra tematica, che è quella delle linee isolate o anche isolabili dalla rete fondamentale, che attualmente sono a bassa domanda o addirittura fuori esercizio e che quindi hanno il rischio di essere considerate inutili. Anche qui esistono varie ricette. Una è quella di puntare a forme di esercizio diverse, più leggere, di tipo metrotranviario. Esempi significativi che abbiamo all'estero sono quelli di Manchester, quelli della linea T2 e la linea T4 di Parigi, ma sono tutte soluzioni che consentono di avere una struttura organizzativa e amministrativa e di conduzione meno onerosa di quella ferroviaria classica e di offrire un servizio più comodo, più utile per le persone. Un'altra possibilità per dare carico a queste linee è quella di fare dei piccoli interventi infrastrutturali, per esempio dove la linea locale passa lontano da una cittadina, da un polo di domanda importante, si può pensare a una deviazione che con i sistemi leggeri è più facile che con la ferrovia tradizionale, che consente di abbandonare il binario storico per quel breve tratto in cui bisogna andare a raccogliere pubblico. E un altro aspetto è quello di non farsi prendere così a occhi chiusi dalla moda di trasformare le ferrovie in piste ciclabili. Va bene l'incentivazione delle bici, ma non farlo a scapito di possibili rilanci del trasporto pubblico su rotaia. C'è poi un tema specifico sul quale è bene spendere qualche parola, che è quello del tram treno. È un tema del quale si parla, non dico spessissimo, ma se ne parla,
molte volte anche a sproposito, perché non è ben conosciuto il concetto di pan treno. E esistono vari modi di intenderlo. Il senso più stretto del pan treno è quello di un veicolo che è in grado di circolare tanto sulle rotaie urbane dei tram quanto sulle rotaie ferroviarie, in modo da permettere a chi viaggia da un'area vasta intorno al capoluogo di muoversi dalla sua origine fino a varie destinazioni nell'ambito del capoluogo senza quella che noi chiamiamo rottura di carico, senza dover cambiare mezzo di trasporto. Questo tema del tram-treno è stato in qualche modo acceso dall'applicazione di Karlsruhe, che è la più famosa, la più importante in Europa, e che ha raggiunto un livello veramente gigantesco. Attualmente a Karlsruhe c'è una rete di tram-treni, cioè di linee che percorrono in parte binari tranviari urbani, in parte binari ferroviari, di vario genere, binari in commissione con le ferrovie federali, binari di ferrovie locali, eccetera. È veramente un coacervo di soluzioni diverse, ma sono 500 chilometri di rete di tram-treno che hanno portato, per il grande successo che ha avuto, a dover realizzare un sottovia tranviario nel centro di Karlsruhe di quasi 3 chilometri per liberare le strade dalla congestione dei tram. Questo, torno a dire, per il grande successo che ha avuto questo sistema. E voglio però notare che una strada principale di 2 chilometri che è stata liberata dai tram non è stata aperta al traffico ordinario, rimane soltanto riservata a pedoni e biciclette. In Europa esiste un'altra dozzina di sistemi di tram-treno in senso proprio, non tutti così giganteschi come quello di Karlsruhe, alcuni di buona portata, altri più piccoli, in generale di successo. Non sono tanti quanti si pensava 20 anni fa, quando si cominciò a studiare il tram-treno in vari paesi, ma certamente possono dare dei contributi. Non è una panacea. C'è qualcuno che pensa al tram-treno come la soluzione di tutti i problemi del trasporto pubblico su rotaia intorno alle città, ma non è così. È una soluzione che può essere molto efficace e molto importante, ma va studiata di caso in caso. In Italia, 9 anni fa, una commissione appositamente composta ha sviluppato delle linee guida per l'applicazione di tram-treno. Queste linee guida, per motivi strani che accadono nel nostro paese, non sono state mai ufficializzate e sarebbe ora di riprendere il discorso, cioè di far sì che le varie amministrazioni locali possano valutare in modo consapevole, in modo tecnicamente preparato, l'opportunità di pensare a soluzioni di tram-treno, che a mio avviso possono essere particolarmente importanti per le città medie, dove l'obiettivo di non avere rotture di carico tra origine e destinazione è più significativo che nella grande città, nella metropoli, dove la rottura di carico è necessaria per definizione. Sul tram-treno c'è stata una certa resistenza passiva, per non dire ostilità, da parte delle ferrovie dello Stato, ma direi che ci sono oggi speranze che questa posizione venga superata. Si tratta di guardare a tutto il mondo dei trasporti in modo più flessibile, più elastico, evitare di rimanere ingabbiati in vecchie definizioni. Ecco, questo ho tentato di fare un quadro della problematica e direi che sarebbe molto opportuno che si dia corso a un emendamento al decreto di cui si parla. Nelle forme suggerite dal mio collega Andrea Spinosa, che è un validissimo membro della Commissione Ferrovie e Tranvie dell'Ordine degli Ingegneri, cioè che dia luogo a una ripresa di questo tentativo di definire il tram-treno, ma in generale l'utilizzazione dei veicoli leggeri. Bene, quindi questo è l'obiettivo che io vorrei calpestare. La ringrazio, non so se ci sono
interventi da remoto, ho visto la senatrice Pergreffi prima, ma non so se ora... Comunque posso fare un intervento io nel frattempo, perché ho visto che lei ha menzionato sia la Liguria sia la costa adriatica, sulla quale stiamo dibattendo fortemente in questo periodo. Il ministro è andato a Pesaro alcuni giorni fa, perché una delle proposte che è stata lanciata è quella dell'arretramento della ferrovia tra Pesaro e Fano, no, e poi dopo c'è stato chi ha rilanciato dicendo arretriamo tutta la linea adriatica, ma ovviamente il ministro su questa cosa si è detto contrario, no, per gli ovvi problemi. Ma anche l'arretramento a Pesaro, così voluto, fortemente voluto dal sindaco, lascia delle perplessità, perché come sappiamo le stazioni sono nate storicamente nei centri storici, hanno addirittura favorito lo sviluppo dei centri storici, sono a due passi dai principali alberghi, quindi spostare la stazione significa aumentare il traffico veicolare, la congestione, quindi si andrebbe contro quelle che sono le tendenze attuali che sono ricercate con il PNRR. Lei cosa ne dice al riguardo? Guardi, la mia opinione è che la ferrovia è un mezzo di trasporto vincente proprio nella misura in cui collega le città e minimizza gli spostamenti all'interno della città. Ora, se noi allontaniamo le ferrovie e le stazioni di conseguenza dai centri delle città, questo significa togliere alle ferrovie uno dei suoi pregi più importanti. E perché accade questo? Perché secondo me si massimizzano i disagi offerti dalla presenza dei binari e delle stazioni nelle aree urbane, e non si pensa invece ai grossi vantaggi che danno e agli svantaggi che derivano dall'allontanarle, che significa sicuramente far perdere traffico al treno e aumentare i traffici di collegamento. Allora, io credo che questo va visto con occhi molto più aperti su scenario completo, e se ci sono dei casi in cui la ferrovia dà proprio fastidio nella parte in cui attraversa un centro urbano, pensare a delle cose che anche queste a mio avviso vanno prese con le pinze, ma che sono quelle dell'interramento, cioè mantenere il passaggio nell'area centrale e fare la stazione interrata, è quello a cui pensa attualmente Trento, per fare un esempio. Ma è l'unico modo, mantenere le stazioni nelle città, nei centri città, di permettere alla ferrovia di svolgere il suo ruolo. Se no la avviciniamo al trasporto aereo, in cui c'è l'aeroporto, noi poi faremo le stazioni fuori della città, con il problema di dover andare a prendere il treno fuori città. E questo sarà motivo di perdita di vantaggi, di perdita di traffico, sia per il traffico di lunga percorrenza, sia per il traffico di tipo metropolitano, quello che la ferrovia, come dicevo prima, permette di aiutare, di favorire. È molto interessante che abbia accennato Trento, perché conosco bene la situazione di Trento e credo che sia evidente che se si fa una stazione interrata a Trento s'andrebbe sotto falda. Va bene che oggigiorno le tecniche sono avanzate, ma l'andare sotto falda, c'è un'opera sul bordo della laguna di Venezia che con un loop che passa va sotto falda sul bordo della laguna, è indispensabile fare queste opere interrate, oppure si può rimediare rimanendo sulle linee classiche? Anche perché, allora, io ho visto che sulla linea adriatica uno dei temi fondamentali per cui si parla dell'arretramento è l'aumento del traffico merci, ma sono previsioni, poi le previsioni lasciano il tempo che trovano, anche perché con il Covid ora sono diminuiti i trasporti merci, che poi andranno su nave. In larga parte,
potrebbero andare anche su nave. Quindi lei che ne pensa di questo? Ah, guardi, sul trasporto merci dico che l'Italia attualmente ha una quota di trasporto merci su rotaia che è bassissima rispetto a altri paesi europei. È veramente, non voglio dire trascurabile, ma veramente minima rispetto a paesi come Svizzera, Austria, Germania. Credo che l'economia, bene o male, dovrà risalire, quindi ci sarà domanda di trasporto merci di nuovo e bisognerà, proprio per ridurre i danni che porta un eccesso di traffico camionale, bisognerà trasferirla sulla ferrovia. Allora, se il trasporto merci ferroviario è una componente significativa degli svantaggi visti per il passaggio delle ferrovie in aree centrali o paracentrali, la soluzione è quella delle bretelle merci. Torno all'esempio di Trento. Trento, nell'ambito del rifacimento della ferrovia del Brennero, prevede di avere una circonvallazione merci che quindi starà in buona parte in galleria, anche lì direi di non esagerare con le gallerie, ma lontana dalla città, e avrà invece questo passaggio in galleria della linea passeggeri con una stazione interrata. Ma le soluzioni, secondo me, vanno studiate di caso in caso, tenendo conto di quali sono i problemi, di quali sono i vincoli e di quali possono essere le soluzioni. Ma direi che però il principio deve essere quello di non allontanare le ferrovie dalle città, perché se no noi aboliamo uno dei pregi fondamentali della ferrovia. La ringrazio e le auguro buon pomeriggio, molto interessante il suo intervento. Io ringrazio lei e mi permetto così di appoggiare ancora una volta la proposta di emendamento che ha fatto il mio collega Spinosa. Ascolti, se ce la può mandare, valuteremo prima possibile perché entro oggi, perché domani scade la presentazione degli emendamenti. Io immaginavo che ve l'avesse fatta avere, l'ho contato subito. Grazie e buon Grazie a pomeriggio. te, onorevole, buonasera. Mi posso distaccare? Sì, grazie e buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Vedo che si sta collegando Hans Fisa, Domenico Di Bartolomeo, il direttore, la vedo collegato con l'audio silenziato, quindi lo invito a attivare l'audio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, le ricordo i 20 minuti a disposizione per l'intervento e eventuali domande. Prego, a lei. Allora, l'argomento è il decreto 68 del 2022, il decreto legge, sul quale le parti di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali sono davvero minime. Perché al di là dell'articolo 5, che prevede disposizioni urgenti per la funzionalità dell'impianto funivario di Savona, che ci chiamerà in causa nelle procedure di autorizzazione al progetto e poi le verifiche successive, diciamo altro non abbiamo se non all'articolo 8 del provvedimento, nel quale abbiamo disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale o regionale. La cosa che qui ci riguarda come agenzia che si dedica esclusivamente agli aspetti della sicurezza, esattamente al comma 11, prevede che nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una commissione tecnica indipendente, dallo stesso concedente o committente appositamente costituita e costituita da soggetti di esperienza in materia di trasporti, all'esito della valutazione e sicurezza delle relative infrastrutture,
Acquisite le valutazioni dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. La proroga può essere di 6 mesi e prorogabile per una sola volta di ulteriori 6 mesi. Diciamo che questo è, direi, sostanzialmente l'unico aspetto del decreto che riguarda da vicino l'agenzia. Perché questo punto del decreto? Perché in alcune situazioni di mobilità urbana, quindi metropolitane parliamo, nei controlli effettuati anche recentemente, controlli che sono periodici e con cadenza annuale che noi facciamo sulle metropolitane, abbiamo riscontrato che alcuni mezzi non avevano la manutenzione programmata. A questo è seguito sono seguiti dei fermi dei mezzi, diciamo, che non avevano la manutenzione su alcune parti, ad esempio sul sistema frenante o sistemi di apertura delle porte, e questo ovviamente mette in crisi il sistema di trasporto pubblico. Dato che la periodicità delle visite, anzi la periodicità delle manutenzioni, viene fissata dal costruttore e viene riportata nella nostra prima autorizzazione, diventa cogente. Però in effetti i costruttori indicano un termine di manutenzione, ma questo termine può essere leggermente esteso sulla base di alcune considerazioni di mitigazione dei rischi, che possono essere controlli più frequenti anche visivi, analisi storica della vita di alcuni alimenti che devono essere sostituiti. Quindi diciamo che per noi, in quanto organo di controllo, non ci sono grossissimi problemi ad una proroga dei tempi sulla manutenzione, perché per esempio a Roma abbiamo un problema sulla linea C, dove abbiamo cominciato a fermare alcuni treni e a fine anno dovremmo fermare tutti i treni della linea C. Allora, mentre invece forse è opportuno, lì dove non si ravvisino delle grosse criticità in termini di sicurezza e sulla scorta comunque di misure di mitigazione, che i treni continuino a marciare ovviamente con un'attenzione particolare. Questa misura deve essere limitata nel tempo, perché poi dopo un po'... Allora, questo comma del decreto comunque rimanda all'agenzia, la quale con i propri tecnici effettuerà delle valutazioni di sicurezza su quelle che sono le indicazioni del costruttore o comunque della commissione che è nominata dalla commissione tecnica. Non so se sono stato più o meno chiaro, diciamo che questo è quanto. Altro sul decreto che riguarda in modo specifico la mia agenzia, non lo trovo, perché, come ripeto, l'Agenzia Nazionale si occupa esclusivamente di temi della sicurezza. Grazie, non so se ci sono interventi da remoto, faccio un intervento io, perché quando sì. Lei ha menzionato la linea C, ho visto intorno a me dei colleghi romani che erano un po' preoccupati, no? Anche perché poi sono provvedimenti che impattano moltissimo sul trasporto pubblico locale, e Roma ovviamente ha dei problemi di trasporto pubblico locale. In particolare di cosa si tratta? Allora, si tratta delle manutenzioni programmate che tutti i rotabili devono fare in base alle indicazioni che vengono fornite dai costruttori. Però quando noi rilasciamo il nulla osta all'esercizio, il primo nulla osta, riportiamo le indicazioni dei costruttori, per cui quei termini che sono, lo dico in modo semplice, nel libretto di uso e manutenzione delle macchine, diventano poi termini cogenti, perché fanno parte di un documento tecnico autorizzatorio. Quindi a questi termini si devono adeguare i gestori
delle metropolitane. Dove non si adeguano, noi dobbiamo assolutamente intervenire con misure di sospensione dell'esercizio dei rotabili. Ci è capitato diverse volte e sulla metro C abbiamo fatto la prima verifica e abbiamo dovuto sospendere l'attività di un treno, poi ne abbiamo fatta un'altra, e dato che questi treni sono stati comprati a distanza di un mese uno dall'altro, arriveremo a fine anno col sospendere tutta la linea C. Allora, dato che comunque utilizzando a riferimento il sistema di gestione della sicurezza del mondo ferroviario, con delle commissioni di esperti, possiamo individuare delle misure di mitigazione del rischio che vengono da un tavolo di esperti, ma che poi devono passare al vaglio dell'agenzia, perché insomma è vero che dobbiamo avere un servizio pubblico che funzioni per l'utenza, ma dobbiamo avere anche un servizio pubblico sicuro, perché questa è la nostra mission istituzionale. Perfetto, è stato molto chiaro. La ringrazio e le auguro buon pomeriggio. Grazie a voi, buona giornata. Quindi sospendiamo fino alle 16. Grazie. Fino alle 16:20. Vedo che l'audio silenziato, penso che perfetto. Sì, quando tocca a me lo riattacco. Ecco, tocca a lei, le ricordo i 20 minuti comprensivi di intervento e domande da parte dei commissari. Prego. Perfetto, grazie. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. E come prima cosa vi ringrazio a nome del presidente dell'associazione Mauro Cerutti per l'opportunità che ci state dando con questa audizione. Io mi presento, sono Paolo Caporaletti, sono il segretario generale dell'associazione e sono anche un membro del comitato tecnico dell'associazione. L'ANCAI è l'associazione nazionale dei comuni aeroportuali italiani, ovvero di quei comuni che ospitano sul loro territorio degli aeroporti o ne sono confinanti. All'ANCAI attualmente aderiscono 37 comuni, tra questi ci sono il comune di Fiumicino, Venezia, i comuni dell'intorno di Malpensa, Pisa, Elma, Soria al Serio e molti altri. L'ANCAI è nata nel 1996 e in passato si è fatta promotrice di diverse iniziative a tutela dei comuni aeroportuali, iniziative che hanno riguardato ad esempio la lotta all'inquinamento acustico o la istituzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, addizionale che serve per dotare i comuni delle risorse economiche necessarie per far fronte agli extra costi dovuti alla presenza degli aeroporti sui territori comunali. Si pensi ad esempio alla gestione del traffico locale, alla gestione dei rifiuti e alle mitigazioni acustiche. Tra le varie iniziative che l'ANCAI sta portando avanti in questo periodo c'è una campagna di sensibilizzazione sulla corretta gestione dell'IRESA, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, e sull'addizionale comunale, che al momento viene versata in maniera parziale ai comuni. In allegato alla memoria che abbiamo preparato per questo incontro ci sono due brevi note informative su queste tematiche.
Arriviamo al tema dell'audizione di oggi, ovvero al disegno di legge 2646. Per quanto riguarda la tematica del traffico aereo, abbiamo l'articolo 6 che se ne occupa, articolo 6 che si chiama proprio disposizioni in materia di trasporto aereo. Il contenuto dell'articolo mira ad accelerare lo sviluppo del sistema nazionale integrato dei trasporti, ad aumentare l'accesso ferroviario agli aeroporti, ad incrementare lo sviluppo degli aeroporti italiani. Di fatto, per ottenere questi scopi, si interviene sulle procedure ed in particolare sulle tempistiche delle valutazioni di impatto ambientale. Ora, i comuni sono certamente favorevoli ad una trasformazione in senso più sostenibile delle infrastrutture e ad interventi che forniscano standard di servizio più elevati. Ma vi dobbiamo segnalare che c'è molta preoccupazione per la forte riduzione dei tempi delle procedure. Crediamo infatti che sia inopportuno un taglio generalizzato del 50% dei tempi. Penso sappiate che ci sono fasi della valutazione che durano già adesso o 15 o 30 giorni. E voi conoscete bene la situazione della pubblica amministrazione, a volte servono 3-4 giorni solo per il passaggio dal protocollo agli uffici competenti di una pratica. E con i tempi stretti si riduce di fatto la possibilità per gli enti di esprimere osservazioni corrette e complete. Dovete tener conto che le tematiche ambientali legate agli aeroporti sono molto specialistiche e non è facile per i comuni avere risorse interne o trovare consulenti esterni preparati. Quindi, se proprio devono essere ridotte le tempistiche, si cerchi di intervenire in maniera mirata sui tempi per l'integrazione del proponente, che in alcuni casi arrivano addirittura 210 giorni per la presentazione appunto delle integrazioni. Ricordiamo che una buona valutazione degli impatti ambientali in fase di studio è fondamentale per una corretta coesistenza tra le strutture aeroportuali e le popolazioni limitrofe. E al riguardo sarebbe molto opportuno aumentare i controlli per verificare che quanto dichiarato in fase di valutazione sia coerente con quanto si verifica poi in fase di esercizio. Per esempio, possiamo segnalare i casi dell'aeroporto di Orio al Serio, dove si è riscontrato un numero di voli superiori a quello previsto nella vecchia valutazione di impatto relativa al vecchio piano di sviluppo aeroportuale, e a quello dell'aeroporto di Ciampino, dove dal 2000 in poi abbiamo assistito a un raddoppio del numero dei voli senza di fatto una completa valutazione di impatto ambientale, caso che ha creato una criticità ambientale importante per oltre 10 anni. Quindi, visto quanto esposto in merito al disegno di legge 2646, l'ANCAI richiede la cancellazione della lettera C, comma 1 dell'articolo 6 ed il comma 3 dell'articolo 6. In ogni caso sarà compito dell'associazione quello di sensibilizzare le amministrazioni sulla riduzione delle tempistiche. Penso di aver detto le cose principali. Se ci sono domande, sono a disposizione. Non so se. Grazie, non so se ci sono interventi. Senatore Santillo. Grazie per l'esaustiva spiegazione. Perché io ammetto di non essere pienamente nella materia, relativamente al massimo periodo che può essere richiesto tanto dalla pubblica amministrazione per la valutazione, tanto, per come ricordava lei, dal soggetto proponente per le integrazioni, volevo sapere qual è il totale massimo di giorni entro cui viene espletata la valutazione e quindi, a seguito di queste modifiche apportate con l'articolo 6, quanto risulterebbe col dimezzamento dei tempi da parte della pubblica amministrazione. Quindi, diciamo, allora, quale sarebbe oggi il massimo e
quale sarà il massimo dopo questa modifica intervenuta, perché è singolare il periodo che indicava lei in 210 giorni, ben 7 mesi per l'integrazione. Questo insomma a farci capire realmente di quanto si incide e quanto potremmo incidere. Allora, dipende chiaramente dalla tipologia di valutazione e dalle varie fasi in cui ci si trova. Le fasi che riguardano, diciamo, in particolare la presentazione delle osservazioni da parte dei comuni, degli enti, solitamente sono 60 giorni che verrebbero ridotti a 30, e vi posso assicurare che 30 giorni per un comune non sono, cioè è veramente un tempo abbastanza stretto, e appunto il guadagno di un mese non è così grande. Per quanto riguarda le altre fasi, dipende dalle situazioni in cui ci troviamo. Quel 210 giorni che ho citato è il tempo massimo che può essere concesso al proponente per presentare integrazioni. È un tempo massimo, si va, adesso vado a memoria, mi pare anche lì dai 30 ai 210, solitamente viene concesso un tempo, diciamo, congruo. Chiaramente, ribadisco il concetto, chiaramente se si deve tagliare eventualmente, cerchiamo di tagliare sugli aspetti legati al proponente, che sicuramente ha, avendo tutte le carte in mano, un quadro della situazione molto più in dettaglio rispetto a quella che possono avere i comuni, che si ritrovano a dover studiare una grande quantità di materiali su molte tematiche, perché chiaramente io prima ho citato il rumore, ma c'è il discorso dell'atmosfera, ci sono tanti componenti ambientali che vengono toccate quando c'è uno studio di valutazione ambientale relativo a un aeroporto, e ripeto, alcune sono molto specialistiche, quindi non è facile trovare e rispondere in tempi molto stretti. Spero di aver risposto. Sì, c'è la senatrice Pergreffi che vuole intervenire. Senatrice? Prego. Scusate se mi spavento in video, non vorrei spaventarvi. Una precisazione soltanto. Allora, visto e considerato che io non sono, ho fatto il sindaco per tanti anni, non di un comune aeroportuale, ma di un comune che subisce la via aeroportuale, nel senso è attiguo l'aeroporto del Real Serio. A sostegno di quello che diceva prima il presidente, c'è anche da dire una cosa molto chiara: i comuni hanno i tempi per fare i bandi a quel punto per assegnare a degli specialisti quello che è la redazione delle osservazioni, perché non pensiamo che all'interno dei comuni ci siano delle competenze tali per arrivare a certi tipi di relazioni. Quindi 30 giorni per un comune è veramente una misura veramente molto esigua, e non vorrei trovarci poi nelle condizioni in cui ci siamo trovati anche noi come commissione, in cui vengono ridotti i tempi della commissione per tanti tanti pareri, oppure addirittura ci vengono tolti, come nel caso delle ferrovie dello Stato, il piano delle ferrovie dello Stato, e quindi non si dà la facoltà a coloro che poi subiscono le cose, coloro che conoscono meglio il territorio, di poter rispondere a certi tipi di esigenze. Quindi era semplicemente un rafforzativo di quello che diceva, proprio relativamente a tempi tecnici che ci sono all'interno delle amministrazioni comunali, soprattutto in comuni magari non grandissimi come quelli che sono nell'intorno degli aeroporti. La maggior parte sono comuni piccoli, quindi è questo il senso. Grazie. Ringrazio la senatrice che ha pienamente colto quanto avevo cercato di segnalare, insomma, nel mio intervento. Perfetto, la ringrazio, e la ringrazio anche per la nota che ci ha voluto inviare. Le auguro buon pomeriggio. Grazie, io ringrazio la commissione per l'opportunità che ci avete dato, e comunque restiamo sempre a disposizione per eventuali altri incontri, altri chiarimenti. E veramente grazie ancora per la convocazione. Buona serata, grazie a lei. Grazie. Benissimo.
Dovrebbe essere collegato Paolo Maria Pomponio, direttore del servizio Polizia Stradale, anche se non lo sto vedendo, ecco, lo vedo ora, dovrebbe essere collegato quindi Paolo Maria Pomponio, direttore del servizio Polizia Stradale. Buon pomeriggio, direttore, le cedo la parola ricordandoli 20 minuti complessivi per il suo intervento e per le repliche. A lei. La ringrazio, signor Presidente, e porgo i miei saluti a tutti i componenti della Commissione per aver offerto al Servizio Polizia Stradale, che mi onoro di rappresentare, la possibilità di offrire il proprio contributo sull'articolo 7 del decreto legge in esame, che ha modificato alcune norme del codice della strada. Abbiamo messo a disposizione della Commissione lo scorso venerdì un documento scritto che riassumo brevemente in base agli articoli del codice modificati. Partiamo, diciamo, dall'articolo 24 che disciplina le pertinenze delle strade, che sono date dall'insieme di tutti gli elementi destinati in via permanente grandi stanno già cercando. Vedo Rufa collegato che non ha silenziato il suo microfono. Mi scuso. Ci mancherebbe, proseguo. Prego, proseguo. La norma introduce appunto per le aree destinate alla ricarica dei veicoli elettrici, coerentemente con altre norme già a suo tempo, diciamo, introdotte, che avevano disciplina, con cui era stata disciplinata la ricarica di tale tipologia di veicoli. In questo modo, con la modifica introdotta, sarà possibile applicare le sanzioni previste all'articolo 24 nel caso in cui sia installato abusivamente, diciamo, uno stallo per la ricarica di questi veicoli. Altra modifica riguarda l'articolo 47, con cui appunto è allineata la legislazione italiana al regolamento 168 del 2013 sull'omologazione dei veicoli a motore a due, tre ruote e dei quadricicli. In realtà, diciamo, nulla viene modificato perché i regolamenti, i contenuti del regolamento erano già direttamente recepiti e vincolanti, diciamo, per il nostro ordinamento. Ulteriore modifica riguarda l'articolo 50 del codice, che riguarda i velocipedi, e viene introdotta una disciplina specifica per quei velocipedi a pedalata assistita adibiti al trasporto di merci, prevedendo appunto che possano disporre di una potenza maggiore di 0,5 kW rispetto al limite massimo previsto 0,25. Le regole nuove prevedono anche, diciamo, disciplinano meglio le caratteristiche strutturali, ad esempio il piano di carico di questi veicoli, di questi velocipedi, che sono ovviamente conformati in maniera tale da trasportare in maniera più agevole le merci. Ulteriori modifiche, sempre per quanto riguarda i velocipedi a pedalata assistita, riguardano norme che disciplinano quei velocipedi che hanno delle caratteristiche difformi rispetto a quelle che dovrebbero avere. Infatti è stata prevista che questi mezzi, qualora non rispondenti ad una o più caratteristiche prescrizioni, vadano considerati come ciclomotori, rimandandosi alla disciplina dell'articolo 97, che riguarda però la immatricolazione dei ciclomotori. Quindi, in questo modo, con il richiamo all'articolo 97, diciamo, si limita l'applicazione delle sanzioni a talune tipologie e non a quelle generiche previste per tutti i ciclomotori. Quindi riteniamo che andrebbe eliminato il richiamo all'articolo 97, in modo che i velocipedi a pedalata assistita che non rispondono a prescrizioni e caratteristiche previste siano considerati come ciclomotori, potendosi in questo modo applicare tutte le sanzioni previste per questi tipi di veicoli, quindi l'assenza di targa, il certificato di circolazione, l'assenza di copertura assicurativa, la guida senza patente, la guida senza casco, e non soltanto quelle sanzioni connesse alla loro immatricolazione, che sarebbero l'assenza di targa e del certificato di circolazione.
Sempre per questi velocipedi, affidata assistita, adibita a trasporto di merci, è stata introdotta la sanzione per chi fabbrica, produce, pone in commercio o rivende, in modo tale da mettere appunto in commercio o da far utilizzare velocipedi che sviluppano una velocità superiore ai 25 km orari, il limite massimo previsto, oppure altra sanzione è stata introdotta per coloro che invece modificano questi velocipedi per far sviluppare loro una velocità superiore ai 25 km. Ulteriore articolo trattato dal decreto legge è il 97, con cui è stato introdotto per il ciclomotore, è stata introdotta per il ciclomotore una procedura per aggiornare l'archivio nazionale dei veicoli nell'ipotesi di cambio di residenza o delle persone fisiche oppure delle persone giuridiche, a seconda chi sia intestato il ciclomotore. Tuttavia, questo articolo 97 non prevede alcun tipo di sanzione nel caso di mancato aggiornamento di questo archivio nazionale, rendendo ovviamente complicata la conseguente attività contravvenzionale. Per cui si suggerisce, diciamo, di introdurre una sanzione specifica allo stesso modo di come è stato previsto per quanto riguarda i ciclomotori in tema di mancato aggiornamento dell'archivio nazionale. Passando per l'articolo 116 sulle patenti di guida, è stata prevista la possibilità con le patenti di categoria B conseguite da almeno 2 anni di condurre veicoli fino a 4.250 kg. Ciò riguarda ovviamente determinate tipologie di veicoli, quelli alimentati con combustibili alternativi a quelli tradizionali. Tuttavia questa modifica non è ancora vigente perché attendiamo un decreto del MINS con cui si disciplinano le modalità di annotazione sul documento di circolazione di questi veicoli dell'eccesso di massa connesso appunto al sistema di propulsione installato. E non è stata prevista neanche una sanzione per colui che, titolare di patente, di questo tipo di patente, conseguita da meno di 2 anni, conduce uno di questi veicoli in argomento, così come neppure una sanzione è stata prevista per titolare di patente B che conduca un veicolo complesso che sia tra i 3.500 kg e i 4.250 kg, senza aver superato una specifica prova per ottenere l'annotazione sulla patente di un codice unionale che viene chiamato il codice 96. Comunque abbiamo suggerito un articolato per poter, come dire, ovviare a queste che riteniamo siano opere. Passando all'articolo 117, che riguarda i limiti alla guida dei non patentati, è stato ammorbidito questo limite prevedendo, con la modifica del 117, che i non patentati nell'anno, anche diciamo nell'anno di conseguimento della patente B, possano guidare veicoli elettrici o ibridi plug-in purché abbiano una potenza massima non superiore ai 65 kW per tonnellata. Ovviamente questa modifica serve ad adeguare le norme in considerazione delle differenze caratteristiche costruttive di questi tipi. Ulteriore modifica riguarda il 120, che prevede la possibilità di vietare a coloro che sono socialmente pericolosi la guida di velocipedi a pedalata assistita, proprio per rendere un po' più complicata a soggetti che insomma hanno dimostrato scarsa sensibilità rispetto, diciamo, rispetto delle regole, rendere più complicato gli spostamenti da un veicolo. Passando poi all'articolo 126, abbiamo la regolamentazione delle patenti di guida che siano scadute di validità da oltre 5 anni. È stato introdotto appunto un esperimento di guida al quale si devono sottoporre i titolari di questi patenti per poter rinnovare la validità. Prima non c'era alcuna disciplina in merito. È stata introdotta appunto la revoca della patente qualora il soggetto si sottopone all'esperimento di guida e non lo supera. Però è stata prevista la revoca anche per colui che, pur avendo fissata la data per sottoporsi all'esperimento di guida, non si sia presentato.
e quindi vengono trattate con la stessa sanzione, la revoca della patente, due situazioni, come dire, differenti. Cioè colui che l'esperimento di guida non lo ha superato e quindi è stato accertato che non ha la capacità di guidare, e la stessa misura è stata prevista per colui che invece, avendo fissato la data di sottocorso all'esperimento di guida, non si è presentato, quindi rispetto al quale, come dire, l'incapacità alla guida è solamente presunta. Quindi noi riteniamo che magari potrebbe essere più adeguato a prevedere per quest'ultima ipotesi non la revoca della patente, ma la sospensione della patente a tempo indeterminato, un po' come avviene nei confronti di colui che non si sottopone alla visita di revisione nei termini prescritti. Si ritiene necessario quindi prevedere che questi effetti della revoca della sospensione decorrano dalla data della prova, in modo da consentire agli organi di polizia su strada di applicare la sanzione anche senza che il provvedimento di revoca o di sospensione, qualora venisse accolto questo suggerimento, sia stato notificato all'interessato. Poi abbiamo anche stato trattato l'articolo 190, che riguarda le macchine in uso a persone con disabilità, che non sono considerate veicoli e per questo motivo devono soggiacere alle regole previste per la circolazione dei veicoli. Attraverso la modifica dell'articolo 190 si favorisce la circolazione di questi veicoli che sono in uso a persone con disabilità, consentendo loro appunto di transitare anche in aree che sono normalmente riservate ai velocipedi. Quindi riepilogando, diciamo, facendo un riepilogo, riteniamo appunto le modifiche introdotte, diciamo, con questo particolare esame siano, come dire, coerenti con le altre norme del codice della strada, però riteniamo, come dire, essenziale quei suggerimenti che abbiamo proposto, che riassumo, ossia prevedere appunto, consentire l'applicazione delle sanzioni previste per i ciclomotori anche ai velocipedi a pedalata assistita non rispondenti alle prescrizioni e alle caratteristiche previste, poi prevedere appunto l'applicazione di sanzioni anche agli intestatari di ciclomotori qualora non sia stato aggiornato l'archivio nazionale dei veicoli in caso di trasferimento di sede o di residenza, prevedere una sanzione nei confronti di coloro che hanno una patente di categoria B che guidano veicoli complessi senza il codice comunale 96 oppure guidano particolari tipi di veicoli senza avere conseguito la patente da meno di 2 anni, e poi differenziare la posizione tra coloro che non hanno superato l'esperimento di guida, quindi con l'applicazione della revoca, dalla posizione di colui che invece non si è presentato alla data fissata per l'esperimento di guida, prevedendo in questo caso la sospensione. Poi abbiamo anche, diciamo, focalizzato, ho voluto inserire nel documento, diciamo, due aspetti che possono avere delle connessioni, cioè prevedere, diciamo, l'introduzione alcune modifiche normative al 47 e al 177 per tutelare quelli che lavorano nei cantieri stradali, per evitare che, insomma, attraverso, diciamo, che non, senza la regolazione del traffico che si appresta a raggiungere un'area da delimitare ad area di cantiere, possano, come dire, mettere in pericolo l'incolumità di coloro che ci lavorano. La procedura prevede una serie di car che serve a rallentare la velocità dei veicoli in avvicinamento in modo da consentire, diciamo, a chi deve apporre la segnaletica alla cantiere di farlo in tutta sicurezza. Pensiamo ad esempio alla segnaletica da posizionare in corrispondenza dello spazio di traffico per richiedere l'attraversamento della carreggiata da parte dell'operatore che, se effettuato in presenza di traffico non regolamentato, risulta pericoloso a rischio. E poi diciamo, aperto un focus sull'articolo 175, riteniamo che possano magari essere anche nostri tempi per consentire ai motocicli in cilindrata da 120 a 150, oppure quelli a motore elettrico con potenza inferiore a 6 kW, di poter andare in autostrada, tutte, diciamo, condotti da persone che siano patentate, quindi da
queste sono le chi abbiamo da mangiare, che siamo condotti da soggetti. Spero di essere rientrato nel limite temporale che mi stanno facendo. Certamente, grazie. Certamente. Non so se ci sono interventi anche da remoto. No, io guardavo la regola per la revoca delle patenti e ne avevamo anche discusso tra noi. E la casistica stupisce che ci siano persone che arrivino a 5 anni in una discussione precedente era emerso che in larga parte riguardano persone che sono recate all'estero e che quindi hanno avuto una patente sostitutiva di un altro Stato che ha permesso loro di guidare senza la patente italiana. Comunque 5 anni sono sempre tanti e stupisce questo fatto. Ci sono altre casistiche? Magari diciamo è dovuta al fatto che queste persone non usano in maniera ordinaria il veicolo per andare a lavorare o per spostarsi, o magari persone diciamo che hanno una certa età. La casistica è quella del dottore. Quindi anche persone che hanno una certa età e che non hanno avuto la necessità di utilizzare la patente e poi per vicissitudini varie poi sono tornate ad averne bisogno. Grazie e grazie per il documento che ci ha inviato. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Ampas. Aspettiamo un secondo. Possibilità di interlocuzione. Allora le cedo la parola immediatamente ricordandole i 20 minuti di tempo per la sua presentazione e eventuali domande. A lei. Grazie infinite, grazie a tutti voi per darci la possibilità di illustrare quello che secondo noi sarebbe necessario, una modifica delle disposizioni dell'articolo 138 del codice della strada. Innanzitutto ANPAS, per chi magari non ha presente cos'è questa sigla, è l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, una rete nazionale costituita dal 1904, ma ora con le disposizioni della nuove riguardo il terzo settore, quindi il decreto legislativo 117 all'articolo 41, rete nazionale che coinvolge, coinvolge oltre 150 associazioni. 950 associazioni in tutto il territorio italiano, da Bolzano a Trapani, ognuna con il proprio nome e con una relativa indipendenza, quindi con una gestione, un consiglio di direttivo legato alla votazione da parte dei soci, perché sono realtà democratiche, appunto come previsto dalle disposizioni del terzo settore. Quindi 100.000 volontari, 6.000 dipendenti e insieme agli amici della Confraternita delle Misericordie, alla Croce Rossa Italiana, siamo una parte fondamentale di quello che è il servizio 118-112, ma anche attività di protezione civile nell'ambito appunto dei disastri che la nostra Italia ci ha riservato e ora anche gli aspetti riguardanti la gestione del Covid, siamo stati determinanti, e anche purtroppo le problematiche riguardanti l'Ucraina e gli sfollati, dove siamo addirittura presenti sul loro territorio, nelle nazioni confinanti e nella, come dire, accoglienza diffusa che l'Italia sta
garantendo a queste persone. Ma davvero il nostro focus è quello, e nello specifico quello che volevamo evidenziare, è appunto quello che riguarda l'attività sul trasporto sociosanitario, in particolare quello 118 su gomma, che è appunto determinante. Noi svolgiamo quindi la stessa attività della Croce Rossa, delle Misericordie, e tra l'altro Croce Rossa ha acquisito, noi diciamo finalmente, dopo anni di essere, in cui era stata una struttura pubblica, una realtà paro paro alla nostra, quindi una rete nazionale che comprende in questo caso per loro le loro sezioni territoriali. Quindi di fatto svolgiamo una parte rilevantissima, abbiamo più di 7.000 mezzi di diverse caratteristiche e tra l'altro oggi con esigenze anche tecnologiche particolari riguardo alle disposizioni, agli standard, diciamo, scientifici, ma anche tecnici e burocratici, amministrativi di accreditamento, che rendono i veicoli che noi usiamo, come dire, molto particolari e che necessitano quindi di una formazione specifica che va al di là di quella che è tipicamente, salvo alcuni mezzi, in particolare di protezione civile che abbiamo, che necessitano già ad oggi patenti di categoria superiore, ma oggi guidabili nei fatti oggettivamente con la patente B. E tra l'altro con una caratterizzazione di immatricolazione non completamente adatta, perché le ambulanze oggi che noi acquistiamo sono tutte in qualche modo catalogate come veicoli ad uso speciale, quindi con una indicazione general generica. E quindi noi riterremmo utile e importante una piccolissima aggiunta al punto 11, al comma 11 dell'articolo 138, che sostanzialmente nell'elencazione delle disposizioni che riguardano inizialmente l'esercito, le istituzioni, ma anche poi appunto la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo di Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco delle province autonome, che anche qui si tratta di realtà associative che comprendono attività di volontariato, della Croce Rossa Italiana e con un virgola aggiungere le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative nazionali ANPAS e Misericordia, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 41. Queste realtà, queste reti nazionali sono alcune di tutte le reti nazionali che si stanno caratterizzando e elencando nel RUNS, nell'apposito registro unico del terzo settore, ma sono quelle che sono specializzate, tra virgolette, in questo tipo di attività di assistenza sociosanitaria, tant'è che sono anche quelle che hanno ricevuto, ai sensi di un altro degli articoli, sempre della legge 117 sul terzo settore, l'articolo 76, la, per esempio, possibilità di gestire quelli che sono appunto gli aspetti di rimborso economico pro quota dell'acquisto delle ambulanze e delle attrezzature sanitarie. Quindi sono riconosciuti formalmente dal Ministero del Lavoro già con questa caratterizzazione specifica. Quindi noi riterremmo appunto fondamentale per garantire la possibilità di svolgere autonomamente la formazione del personale addetto alla guida, per poter avere quindi immatricolazioni simili, omologhe a quelle che i colleghi e gli amici di Croce Rossa Italiana già hanno la possibilità di disporre, proprio alla luce quindi di una modalità di ampliamento e di miglioramento della qualità del servizio, perché sicuramente già della formazione interna viene in qualche modo espletata, ma non con una strutturazione e con quelli che sono già programmi che vorremmo attuare e che con una modalità di rilascio poi dell'aspetto specifico riguardante appunto le patenti, come è previsto per esempio agli articoli punti 12, 12 bis del richiamato articolo 138, una possibilità di appunto miglioramento della capacità formativa. Ecco. E questo credo sia un elemento che possa garantire meglio l'azione complessivamente di oltre 200.000 volontari, 10.000 dipendenti, come dicevo, che rappresentano la parte maggioritaria dell'attività di emergenza-urgenza espletata in accreditamento
con i servizi sanitari di urgenza e emergenza 118-112 in Italia, perché tra l'altro sempre un articolo della legge riguardante il terzo settore, l'articolo 57, prevede appunto una disposizione in cui si dice che queste attività, nel momento in cui non dovessero essere realizzate all'interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, questo è praticamente generalizzato in varia dimensione su tutta l'Italia, c'è una prelazione per un accreditamento diretto con le associazioni di volontariato aderenti alle reti nazionali, in modo tale che appunto è già esplicitato questa peculiarità e questa opportunità che lo Stato ritiene, non solo come opportunità, ma come vantaggio, di poter disporre di queste realtà di volontariato che appunto svolgono questa attività sin dagli albori, anzi negli anni prima che si organizzasse il servizio 118, le nostre associazioni svolgevano questo servizio ancora in un modo non coordinato, e abbiamo foto storiche in cui si usavano le carrozze a cavalli, le biciclette, i carretti e poi via via le prime ambulanze. Ma davvero questa realtà sul territorio, così come per la Croce Rossa, ma che fino ad oggi per la sua peculiarità era stata l'unica realtà che aveva avuto questo tipo di riconoscimento, noi riteniamo che per la dimensione della quantità del lavoro svolto, che possiamo rappresentare all'incirca nel 40-50% delle ambulanze dedicate appunto a questo servizio 118, fatte dalle nostre associazioni, che come vi dicevo sono associazioni, per quanto riguarda l'ANPAS, che hanno nomi diversi: Croce Bianca, Croce Gialla, Croce Verde, Pubblica Assistenza, Fratellanza Militare, realtà che sono territoriali, con una storia appunto in molti casi ultracentenaria, e che comunque hanno dimostrato un'enorme disponibilità, ad esempio durante il Covid, proprio per questa capillarità e questo coordinamento, appunto come dicevo, ai sensi dell'articolo 57 riguardante l'affidamento diretto, di una collaborazione con l'ente pubblico, ovviamente con le proprie poi specificità e professionalità specifiche che vengono però coordinate. Però la presenza capillare sul territorio garantisce momenti di chiamata molto rapidi, di presa in carico e poi di appropriatezza dell'intervento, eventualmente, come ben sappiamo, anche mediante elicotteri che nelle situazioni dove è necessaria un'evacuazione da luoghi impervi. Quindi una realtà che non è solo poi di 118, proprio perché i nostri mezzi sono, come dicevo, anche diversi e riguardano tutta un'attività di assistenza sociale, di trasporto sempre dei pazienti per tutte quelle esigenze come la dialisi, come la chemioterapia, la radioterapia o anche semplicemente la socializzazione degli anziani, e che sono servizi che tra l'altro non rientrano nei LEA, non rientrano a livello istituzionale come servizi dovuti, ma che noi appunto stiamo svolgendo. Come dicevo e ribadisco ancora, si è visto veramente chiaramente durante il Covid questa capillarità e questa disponibilità dei volontari, che insieme a nostri collaboratori professionisti per garantire una completa copertura nell'ambito delle 24 ore, hanno permesso di fare. Quindi automezzi di tipologia diversa, riguardo per esempio ai mezzi di trasporto disabili o anche altri tipi di veicoli per quelle attività che riguardano la protezione civile, quindi quelle che possono essere l'attività dell'AIB, cioè di quello che è l'avvistamento incendi boschivi e la collaborazione che viene sempre attuata attraverso convenzioni con le strutture istituzionali preposte, piuttosto che appunto le attività più specifiche di protezione civile che ci vedono per esempio in questo momento tristemente e necessariamente presenti anche in questo disastro della Marmolada in questo momento. E ci sono nostri operatori che stanno collaborando con le altre istituzioni, con il soccorso alpino, proprio perché in tutte le situazioni usuali del quotidiano, ma nell'emergenza, la nostra presenza è quantitativamente rilevante. Quindi questo elemento, che non consideriamo un privilegio ma un
opportunità, una necessità proprio per garantire meglio, come ribadisco appunto ancora una volta e poi in un testo che vi faremo avere, l'importanza della qualità e della formazione, perché i volontari in tutta Italia non sono persone che fanno questa attività in modo occasionale, ma la fanno attraverso comunque delle formazioni specifiche di tipo sanitario, con dei protocolli che vengono stabiliti da certificazioni regionali, e credo che questo sia una peculiarità del nostro sistema, della nostra comunità, dei cittadini attivi che su tanti fronti del volontariato, che ovviamente non è solo il nostro, rappresentano un elemento di qualità sui servizi. E in questo senso l'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, con le sue 950 associazioni, gli amici delle Misericordie, con una dimensione simile, rappresentano delle sentinelle sul territorio, professionali, qualificanti, e con questa piccolissima, tecnicamente diciamo aggiunta ribadisco al punto 11, comprendendo le associazioni appartenenti alle nostre reti, potrebbero usufruire di un miglioramento qualitativo per noi, ma soprattutto per la popolazione, i cittadini che si servono ogni giorno, come dicevo, proprio perché la gran parte delle ambulanze italiane e dei mezzi di servizio sociale fanno riferimento alle nostre reti, un servizio di migliore qualità e competenza. Grazie. Grazie a lei. Non so se ci sono interventi da remoto. Non vedo interventi, quindi la ringrazio e la invito a inviarci la memoria a cui accennava quanto prima, perché il termine per gli emendamenti scade domani, quindi noi abbiamo afferrato la questione del comma 11, ho visto anche il senatore Santillo che se lo segnava, però se ci vorrà inviare la nota sarà... Testo esatto, sì, che è esattamente praticamente un inserimento subito dopo la Croce Rossa Italiana delle organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative nazionali ANPAS ODV Misericordie iscritte nel registro, e quindi un elemento che tecnicamente non è complesso e è già nucleato, diciamo così, in una serie di disposizioni già previste e già attuate per altri enti. Grazie per il suo intervento e le auguro buon pomeriggio. Grazie a voi, buon lavoro. Vedo collegato Roberto Neglia, Confindustria Nautica, responsabile dei rapporti istituzionali, responsabile dei rapporti istituzionali, quindi Confindustria. Dottor Neglia, le cedo la parola ricordando i 20 minuti a nostra disposizione per il suo intervento e gli interventi dei commissari. A lei la parola. Buonasera, mi sentite? Sì. Bene. Allora, grazie, ringrazio la Presidenza, i relatori e i presenti per l'opportunità. In questa audizione parliamo di nautica da diporto, 10 secondi per ricordare il valore di questo settore industriale anticiclico che in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo porta a casa alla fine del 2021 una crescita del fatturato del 24,5%, una crescita importante dell'occupazione in ciascuno degli ultimi 3 anni, e parliamo di occupazione a tempo indeterminato e di lavoratori specializzati, quindi parliamo di buste paga qualificate, non base. Quest'anno noi raggiungiamo e superiamo il record storico di fatturato del settore segnato nel 2008, e poi una serie di crisi ci aveva portato molto più in basso, e raggiungiamo il record assoluto dell'export, oltre 3 miliardi di euro l'anno. Questo per dire che è un settore che non interessa ovviamente solamente le imprese che compongono la filiera, ma non interessa il paese, perché in un momento comunque di difficoltà dovuta alla situazione bellica in Europa, dovuta al caro energia, eccetera, che sono temi che ovviamente impattano anche sulla nostra industria, ma
abbiamo questa natura, come dire, anticiclica in qualche modo, e riusciamo a fare la nostra parte rispetto alla crescita del PIL e dell'occupazione. Il provvedimento in esame si occupa di noi all'articolo 9,9, dove introduce delle modifiche al fine, cito, di semplificare le procedure per la digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'archivio telematico centrale della nautica da diporto. Ora, questo è il, come dire, il cuore. L'archivio telematico è stata sicuramente una grande innovazione che il Paese attendeva da tempo. Non si poteva andare avanti per un settore la cui industria è leader mondiale assoluta, 51% della produzione mondiale è italiana. Non si poteva andare avanti con la registrazione delle barche su oltre 100 registri cartacei divisi fra gli uffici periferici delle capitanerie di porto. Quindi, similmente a quello che avviene con l'auto, un registro telematico è un fattore di trasparenza, di sicurezza anche della notazione delle compravendite, eccetera, e di celerità. Il tema è che non è ancora così celere come dovrebbe, e quindi si fatica a spiegare a tutto il nostro mondo e all'utenza come mai con un sistema telematico facciamo la stessa, se non più fatica, di quando le procedure erano cartacee. Ora, il provvedimento affronta il problema, e di questo ringraziamo il ministro, perché vuol dire che ha presente il problema. Lo affronta però, se mi si consente, partendo un po' dalla coda, cioè con un allungamento dei tempi entro i quali del procedimento amministrativo, entro i quali le varie procedure amministrative devono essere eseguite. Questo sicuramente era un problema, perché che cosa succede? Nella normativa vigente tali tempi di procedimento amministrativo sono di 20 giorni, quindi per fare l'iscrizione di un'imbarcazione a diporto, per fare un passaggio di proprietà, una notazione relativa ai diritti reali, a titolo di esempio, il procedimento deve concludersi entro 20 giorni. In questo periodo di 20 giorni la ricevuta dello sportello telematico del diportista, l'agenzia per capirci, che ha ricevuto tutti i documenti necessari dal privato, dal proprietario, rilascia una ricevuta che ha valore di licenza di navigazione provvisoria. Succedeva che se entro i 20 giorni i documenti definitivi non venivano emanati, la licenza di navigazione provvisoria sostanzialmente decadeva e quindi l'unità rimaneva sprovvista di documenti. Quindi l'allungamento da 20 a 60 giorni consente, come dire, un maggior agio nell'effettuare queste operazioni. C'è però un problema assolutamente non banale. L'articolato dell'articolo 9,9 interviene su tre diversi articoli del codice della navigazione, il 17, il 24 e, scusate un lapsus, della nautica da diporto, codice della nautica da diporto, il nostro testo, 17, 24 e 58. Ora, mentre i primi due riguardano alcune specifiche procedure, l'ultimo, l'articolo 58, riguarda i tempi di qualsiasi procedimento. Se noi lasciamo la stesura così come è stata prevista nel decreto legge, si applicherà il termine dei 60 giorni anche alle nuove iscrizioni, per le quali, lo sottolineo, è importante, per le nuove iscrizioni, per le nuove immatricolazioni non vale questo sistema della licenza di navigazione provvisoria, cioè della ricevuta dello sportello telematico che vale come licenza di navigazione provvisoria, perché questo meccanismo è previsto solamente per quelle unità che sono già, come dire, i cui dati sono già contenuti nel registro telematico. Quindi per definizione un'unità di nuova immatricolazione non è presente nel registro e quindi non gli può essere rilasciata una licenza di navigazione provvisoria. Allora, in questo caso, portare da 20 a 60 giorni i termini per effettuare il procedimento è estremamente deleterio, perché vorrebbe dire che un cantiere italiano da aprile sa che non è conveniente immatricolare un'unità prodotta in Italia sotto la bandiera italiana, perché i tempi di immatricolazione sarebbero tali da non consentire l'uso al cliente durante la stagione estiva. Noi purtroppo abbiamo ovviamente un andamento stagionale. E allora che succede? Che sarebbe incentivata la fuga
verso bandiere estere. Segnalo ai signori senatori che attualmente noi perdiamo circa 2.000 bandiere l'anno, cioè ogni anno quasi oltre 1.980 in media imbarcazioni o navi da diporto si cancellano dai registri italiani e si iscrivono legittimamente, è assolutamente possibile farlo, presso un registro nautico europeo di un paese della UE. Noi dobbiamo assolutamente frenare questa emorragia nell'interesse nazionale per mantenere una bandiera competitiva, e questo lo possiamo fare solamente appunto snellendo le procedure burocratiche. Quindi la richiesta è quella di specificare che questo allungamento dei tempi del procedimento amministrativo da 20 a 60 giorni non si applica alle nuove immatricolazioni, e in questo ci viene in soccorso proprio l'articolo 58 che viene modificato, perché la modifica da 20 a 60 giorni interviene nel comma 1 dell'articolo 58 del codice della nautica da diporto, mentre il comma 1 bis recita che il termine temporale di cui al comma 1 è ridotto a 7 giorni in caso di richieste di estratto dai registri o di copie dei documenti smarriti. Ecco, basterebbe aggiungere a questo comma 1 bis che questo termine abbreviato di 7 giorni vale anche per le nuove immatricolazioni, oppure in subordine, ove lo si ritenesse troppo come dire contratto, inserire qui che per il termine per le nuove immatricolazioni rimane quello che era originario di 20 giorni. Questo ripeto perché sennò determineremmo, da una parte aggiustiamo un problema, dall'altro determineremmo un'ulteriore causa di fuga verso bandiere europee. Il tema però di base qual è? Che il registro telematico è sottostaffato, è una grande risorsa, anche immaginate per i controlli di qualsiasi natura da parte degli organi dello Stato avere un registro telematico che consente, come per l'auto, tramite la targa di risalire al proprietario del veicolo e a tutte le sue caratteristiche tecniche. Però il problema è che la direzione del trasporto marittimo presso il quale è insediato è assolutamente sottostaffata, e quindi se vogliamo veramente risolvere il problema dobbiamo fare intervenire sull'organico dell'UCON, cioè l'ufficio di conservatoria centrale che, situato presso la direzione del trasporto marittimo, gestisce l'archivio telematico. Ora su questo diciamo una valutazione. La legge di bilancio 2021, all'articolo 1, commi da 989 a 992, prevede un programma di assunzioni straordinarie del Corpo delle Capitanerie di Porto per ben 650 uomini, a partire dal 2021, programma spalmato fino al 2027. In particolare, nell'anno corrente è previsto un incremento di 130 unità rispetto all'anno precedente. Ovviamente questo incremento di assunzioni straordinarie di 650 uomini nel Corpo delle Capitanerie di Porto è stato dalla legge di bilancio coperto dal punto di vista finanziario. Ora, riteniamo, vista l'importanza, il valore in una società sempre più digitalizzata, verso il quale lo stesso governo spinge per la digitalizzazione dei servizi, che, come dire, lo spostamento di 5 figure professionali e quindi la riduzione con un intervento sul testo che ho citato da 650 a 645 nuove assunzioni, e la previsione invece di equivalenti 5 nuove assunzioni per l'UCON, l'ufficio di conservatoria unica che gestisce lo sportello telematico del diportista, risolverebbe alla radice il problema, e vista l'entità minima non avrebbe bisogno di ulteriori coperture finanziarie, ma soprattutto non andrebbe minimamente a intaccare il programma di implementazione delle risorse umane delle capitanerie di porto, giustificato dall'ampliamento dei compiti di servizio, perché fra 645 e 650 uomini c'è alla fine poca differenza. Mi avvio a terminare. Un'ultima considerazione riguarda l'occasione, essendoci un intervento specifico sulla nautica da diporto, Confindustria Nautica richiederebbe anche di intervenire attraverso lo strumento legislativo sul decreto legislativo 3 novembre 2017 numero 229,
è il decreto legislativo di riforma del codice della nautica che ho fin qui citato, in particolare all'articolo 59,1 lettera AA. Alla lettera AA si prevede l'adozione del Passenger Yacht Code italiano. Il Passenger Yacht Code è un codice tecnico inventato dai britannici per consentire, come dire, una nuova classificazione oggi non prevista nel nostro ordinamento. Nel nostro ordinamento le navi da diporto che effettuano noleggio possono trasportare fino a un massimo di 12 passeggeri. Con questo codice tecnico il legislatore britannico ha introdotto la nave da diporto che può trasportare fino a 36 passeggeri. Ovviamente quando parliamo di mega yacht o di giga yacht, cioè la parte più lucrosa, se vogliamo dirlo dal punto di vista industriale, della cantieristica nautica, che vede ancora prevalere i paesi nord europei, dicevo, ovviamente se parliamo di una nave da diporto di 100, 120, 150 metri, il limite di 12 passeggeri va un po' stretto. Il decreto legislativo 229 del 2017 prevede di adottare nel nostro ordinamento, in particolare nel regolamento di attuazione al codice della nautica, il Passenger Yacht Code italiano, in particolare utilizza proprio a dire ci dobbiamo equiparare a loro il termine originario del testo in inglese del codice britannico, solo che parla di adozione dell'intero Passenger Yacht Code, che per sua natura è un testo tecnico, è un testo nel quale sono previste normative di sicurezza, porte antincendio, prese a mare, prove di stabilità, che chiaramente non possono trovare spazio sia per volume sia per la necessità di modifiche tecniche, aggiornamenti nel tempo nel regolamento di attuazione al codice, che non a caso si è, diciamo, i cui lavori si sono arenati proprio su questo punto. Allora, questo provvedimento è l'occasione per stabilire una piccola modifica che consisterebbe nel dire all'articolo 59,1 lettera AA del decreto legislativo 229 del 2017 che va introdotto nel regolamento di attuazione al codice non il Passenger Yacht Code, ma i principi fondamentali del Passenger Yacht Code, il che consentirebbe poi il rimando a un decreto di natura ministeriale, di natura, diciamo, subordinata, per disciplinare gli aspetti tecnici. Io credo ampiamente nei tempi di aver concluso. Ringrazio, portando i saluti del nostro presidente Saverio Cecchi. Grazie senatore Santillo. Grazie avvocato Neglia per il prezioso aiuto, e io condivido tutte e tre i temi che ha toccato. In particolare sul primo non avevo capito, comunque mi era sfuggito che l'intervento andava a normare, quindi allungando i termini anche delle nuove immatricolazioni, e quindi sì, me la sento di dire che è necessario intervenire. Le chiedo se ha predisposto una nota o se non l'ha fatto ancora di farcela arrivare entro il pomeriggio di oggi, perché come saprà la scadenza degli emendamenti nostri in commissione è per le 19 di domani. Assolutamente sì, confermo l'invio di una nota, la ringrazio molto senatore, anche perché tra l'altro colgo l'occasione, lei è venuto a vedere di persona il Salone Nautico di Genova, massima espressione della nostra industria, quindi conosce questo settore, sa il valore anche economico e occupazionale che esprimiamo, quindi come dire, la ringrazio per l'attenzione. Volevo un chiarimento da parte sua, perché ha detto che le nuove immatricolazioni, 2000 bandiere all'anno se ne vanno e vanno in stati diversi. Dove vanno con precisione? Quali sono i motivi per questa migrazione, oltre alla facilità poi delle immatricolazioni? Lei ne sarà sicuramente al corrente. Assolutamente, guardi, domanda molto pertinente, Presidente. Il tema è di dumping, come dire, burocratico, cioè c'è una concorrenza fra gli stati europei interessati alla nautica da diporto, e questa concorrenza, posto che questa non è una normativa unionale e quindi ogni stato può disciplinarla come meglio crede, si esplica essenzialmente
nella maggior o minor impatto burocratico delle normative nazionali. Non ci sono, sgombro subito un campo, non ci sono ragioni di natura fiscale o altre ragioni, almeno in questo caso, che ci come dire, sfavoriscano. Però che cosa succede? Noi abbiamo una normativa un pochino pesante, che in parte, come accennavo prima, il regolamento di attuazione al codice della nautica di porto, che è in via di revisione, e almeno nelle attuali bozze sta snellendo e semplificando, e questo ci aiuterebbe molto per quello che riguarda le unità di dimensioni medio e medio piccole, che tendono ad emigrare verso bandiere come la nuovissima, la nuova bandiera polacca, che è molto più snella dal punto di vista delle procedure amministrative e delle dotazioni di sicurezza, e addirittura ora c'è una nuova bandiera a San Marino, che è appena entrata sul mercato, anche se attualmente è fuori dall'Unione, ma insomma, come sapete, San Marino è anche, non essendo più nelle blacklist, intende entrare nell'Unione. E Malta ci fa invece una grandissima concorrenza per quello che riguarda le unità medio-grandi e super yacht. Voi considerate che quando l'unità viene varata, se in un paese si ottiene l'immatricolazione in 2 settimane e da noi, ad esempio, e per quello che citavo proprio espressamente il tema, la nuova immatricolazione ci mette... Oggi il termine di 20 giorni, diciamo, fa fatica a essere rispettato, ma addirittura se fosse spostato a 60 diventerebbe assolutamente un, come dire, un boomerang. La bandiera UK, invece, la bandiera della Gran Bretagna, ci ha fatto molta concorrenza, ora un po' meno, essendo usciti dall'Unione Europea. In quel caso ci ha fatto molta concorrenza per quello che riguarda soprattutto i grandi yacht, sul tema degli oneri contributivi del personale imbarcato. Questo riguarda tutte le aziende italiane. In Italia gli oneri contributivi, il cuneo fiscale, no? È quello che è, incide anche nel nostro settore. Con gli armatori che non scelgono più di immatricolare UK perché si troverebbero fuori dall'Unione Europea, stanno assolutamente scegliendo Malta e hanno molto rivalutato la bandiera francese. E questo per noi è un danno. Io vorrei sottolineare che noi avremo una posizione di predominio assoluto, perché producendo il 51% di questi beni, che ovviamente vengono esportati in tutto il mondo, chi li acquista può liberamente scegliere di immatricolarli sotto bandiera italiana, non deve essere un cittadino italiano, non deve essere neanche obbligatoriamente un cittadino europeo, può essere anche un giapponese. Allora, se noi riusciamo a essere un sistema accattivante, lo immatricoliamo in Italia, facciamo versare l'IVA in Italia, tendenzialmente abbiamo studiato che abbiamo potuto verificare con i numeri che una bandiera italiana si trascina un equipaggio tendenzialmente italiano e la permanenza nei mesi invernali di non utilizzo in un porto italiano vicino, diciamo, a dove viene l'equipaggio. Quindi c'è una ricaduta economica molto importante connessa alla scelta della bandiera. Molte grazie per il suo chiarimento, quindi attendiamo la sua nota quanto prima. La ringrazio di nuovo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, saluto tutti loro e ringrazio per l'opportunità. Assessore, le cedo subito la parola ricordando i 20 minuti di tempo per il suo intervento e le eventuali domande che credo ci saranno
quasi sicuramente, visto la presenza del senatore Ripamonti. A lei. Grazie Presidente, ma cercherò di essere molto sintetico, anche perché questo è un tema, immagino, sia già stato più volte trattato e più volte discusso, quindi vorrei solo ribadire, per quello che riguarda la Liguria, il territorio della Liguria e anche le attività produttive portuali, l'importanza di questa, di questo impianto, di questa struttura, che non so se avete mai avuto modo di vederne. C'è un bel video, una bella presentazione che ne fa un po' la storia, che risale a quasi 100 anni fa, e è un progetto che nella sua storicità ha una grandissima attualità, no? Perché va di fatto a trasportare delle merci bypassando l'Appennino Ligure, non tramite camion, quindi su gomma, ma con un sistema di teleferiche che è assolutamente compatibile con quelle che sono adesso la visione, diciamo, eco-friendly e comunque di sostenibilità ambientale reale del futuro. Purtroppo, per una serie di vicende storiche, questa struttura è sempre stata un pochino così non sfruttata al meglio, non stata manutenuta al meglio. In più, quella famosa alluvione di qualche anno fa ne ha decretato la definitiva collasso, con il crollo di alcuni piloni. Perché è importante? Beh, è importante perché consentirà una nuova vita economica, non solo della struttura stessa, ma di una serie di traffici del porto di Savona. Voi, come sapete, i porti liguri hanno un limitato spazio retroportuale diretto, no? Abbiamo le montagne che cadono in mare, quindi con difficoltà di stoccaggio, di movimentazione delle merci. La fortuna di questa combinazione porto di Savona, entroterra savonese e questo impianto fa sì che al meglio potrebbe permettere di avere una zona retroportuale praticamente diretta, pur non essendo direttamente adiacente al porto. Cioè, mi spiego meglio, per dei traffici specifici che sono rinfuse, quindi materiale scuso, no? Facciamo finta che sia carbone piuttosto che qualche altro minerale, lo scarico nel porto coincide con un sistema di trasferimento tramite questa funivia passando sopra l'Appennino in parchi di stoccaggio molto più ampi, molto più in pianura, comunque relativamente pianeggianti dall'altra parte dell'Appennino. Da lì la ferrovia potrebbe movimentarli ulteriormente per altre destinazioni o per riportarli verso il porto di Savona se dovessero essere mai rimbarcati. Questa idea non è solo un'idea così sulla carta, mi dicono il senatore Ripamonti, poi potrà confermare, esserci una cordata di imprenditori con un business plan articolato e sostenibile dal loro punto di vista, che una volta ripristinata la funzionalità della funivia potrebbe immediatamente dare avvio a una prima parte di traffici con possibilità di incremento di sviluppo ulteriori, quindi non solo di posti di lavoro, non solo a tutela degli attuali posti di lavoro degli operatori della funivia, ma uno sviluppo di traffici che potrebbe sia su Savona sia sull'entroterra un incremento occupazionale che di questi tempi credo debba essere sempre un po' uno dei fari della nostra azione amministrativa. Quindi questo ho cercato di sintetizzare, poi ovviamente a disposizione per qualsiasi domanda. Cosa possiamo aver bisogno concretamente? Va benissimo l'avvio della ricostruzione, va bene l'individuazione di un commissario, e sarebbe utile prevedere anche magari la possibilità di un subcommissario, perché il presidente dell'autorità portuale è una persona molto capace, ma in questo momento è gravato da tantissime opere straordinarie, quindi un subcommissario magari legato al territorio potrebbe, che si occupi non tanto della ricostruzione, che va benissimo, ma della concessione, in attesa poi di mettere la concessione a bando, di darla finalmente di nuovo in affidamento, potrebbe essere utile. Un'altra cosa che sarebbe interessante e molto utile per me, essenziale, una piccola integrazione della somma stanziata per la ricostruzione che permetta non solo a ripristino così com'era, ma conceda alcune migliorie tecniche e ammodernamenti
che permettono poi effettivamente di fare quello che dicevo poco prima, altrimenti ci ritroveremo un impianto che dimostra tutti i 100 anni di vita, e questo ostacolerebbe un futuro sviluppo, una futura crescita dell'economia e dell'occupazione del territorio. Ultima cosa, molto marginale ma operativamente importante, prevedere anche la possibilità che nelle more della definitiva concessione e operatività della struttura ci possa essere la possibilità da parte di coloro che si sono candidati, che vorrebbero avere la concessione, di utilizzare, di integrare i loro traffici con la ferrovia in attesa di avere la piena disponibilità dell'impianto. Queste sostanzialmente sono le tre miglioramenti che il territorio si sente di chiedere. Io ho fatto anche prima dei 20 minuti, mi sembra aver detto sinteticamente tutto quello che poteva essere importante. Sono ovviamente a disposizione per vostre domande o integrazioni di informazioni. Grazie Presidente. Grazie a lei, apro la discussione. Ripamonti, vedo che vorrebbe intervenire. Dico al governo che grazie Presidente. Intanto saluto tutti, saluto Andrea Benvenuti, assessore regionale allo sviluppo, che sul tema non manca mai di dare il suo contributo. C'è un microfono acceso? Sì, ti chiedo scusa Presidente, ma sono in contemporaneamente collegato alla call per il disegno di legge della concorrenza di cui sono stato relatore, e mi hanno chiesto di stare anche di là, quindi ho avuto però siccome noi uomini facciamo una cosa alla volta, hai ragione tu, ho spento il microfono. Allora intanto e lo farò ogni qualvolta interverrò su questo argomento, di ringraziare il Presidente Coltorti, perché tutto nacque diciamo, o meglio ebbe una sostanziale accelerazione all'inizio, diciamo, di questo percorso con la concessione che il Presidente Coltorti fece al sottoscritto di un'audizione mirata sulle funivie di Savona. E quindi io ti ringrazio e ripeto, lo dirò ogni volta che ne avrò l'occasione durante questo percorso di audizioni. E quindi ancora grazie. E qui siamo arrivati a una situazione, diciamo, di che possiamo fare cose bene o possiamo non farle bene fino in fondo. Bene che ci sia un decreto legge che preveda, diciamo, all'interno del quale ci sia un articolo dedicato a funivie, bene che ci siano state, insomma, inserite all'interno, diciamo, di questo disegno di decreto legge le risorse per fare delle cose. Ecco, ci sono alcuni aggiustamenti che secondo me devono essere assolutamente fatti, e credo che questo non possa che non esserci la convergenza di tutti. In primis del territorio. Io credo che poi durante il periodo di audizioni, oggi adesso abbiamo sentito Andrea, poi sentiremo la provincia di Savona, come sentiremo Confindustria, i sindacati, eccetera, all'unisono credo abbiano tutti e diranno quello che, insomma, ancora manca all'interno, diciamo, dell'articolato. Mancano alcune risorse, perché noi oggi stiamo prevedendo la ricostruzione di una infrastruttura che ha 100 anni, esattamente allo stesso modo, ma se vogliamo essere competitivi anche in logica della transizione energetica, quindi evitare che passino 150 camion al giorno sulle nostre strade della provincia, in modo particolare del comune di Savona, dobbiamo modernizzarla al fine anche di creare le condizioni finché sia appetibile per chi, e c'è già qualcuno che ha manifestato interesse sulla concessione, possa davvero farlo diventare una movimentazione delle merci, diciamo, a 360 gradi, creare le condizioni finché il porto di Savona abbia una sua struttura per quello che riguarda il traffico di queste merci, delle rinfuse e di quant'altro. Quindi l'immediato utilizzo della ferrovia. In modo particolare un'attenzione che credo il Ministero metterà anche su sollecitazione della Regione, e ancora qua ringrazio ancora Andrea per averlo sicuramente fatto durante il percorso, diciamo, della conferenza Stato-Regioni, la messa in sicurezza dei lavoratori, che fino a quando l'infrastruttura non sarà posta in essere e sarà funzionante hanno ovviamente una difficoltà. Ad Andrea Benvenuti chiedo, quindi qui la domanda, al di là della lunga premessa, se, siccome l'articolo prevede la possibilità di affidarsi durante un momento che io credo
sia necessario, e l'articolo prevede sia possibile, io credo sia necessario, di un subcommissariamento della struttura, se, siccome sono previste anche società partecipate, regionali e quant'altro, se nel panorama, diciamo, delle società partecipate della Regione Liguria ci può essere qualcosa che possa in qualche modo creare le condizioni di avere sia una partecipata della Regione e quindi il controllo della Regione, che sarebbe poi l'utente finale in caso di mancata concessione, ok? Prevedi che dopo 2 anni che non si dà la concessione vada in capo alla Regione, quindi Andrea preparati, speriamo di no, però ecco, se la Regione ha una partecipata che possa essere in qualche modo o più di una nelle condizioni di ricevere eventualmente questo subcommissariamento. Grazie Presidente. Grazie Senatore Pamonti, non vedo domande qui in aula, ne faccio una io, perché allora noi avevamo trattato questo argomento quando si parlava di carbone. E siccome sappiamo che ora la transizione ecologica è andata avanti, è stata lanciata da tutti, ma è anche urgente, e so che il concessionario passato si è ritirato, ora si sta cercando un altro concessionario. Quindi a questo punto potrebbe essere l'occasione giusta, che anche Ripamonti mi sembra che andasse in questa direzione, che la provincia si muovesse per mobilitare degli interessi che non riguardino solamente il carbone, perché il carbone ovviamente nel giro di qualche anno dovrebbe tramontare, e speriamo che tramonti, insomma, anche perché il carbone viene dai paesi che ora sono in guerra, quindi è una situazione veramente drammatica. A lei la parola. Presidente, sì, guardi, lei ha fatto una giustissima osservazione, ma sono contento di poter dire che almeno nelle intenzioni, nel business plan che ho avuto modo di vedere sommariamente di questa cordata di imprenditori, il carbone è una figura assolutamente di secondo piano, se non presente. Cioè loro, nella loro visione si parla di rinfuse possono essere qualsiasi cosa, vari minerali, vario genere, vari prodotti di aria infusa, quindi i parchi di stoccaggio. Faccio conto che il punto di arrivo delle funivie è una zona di antica industrializzazione, era tutta la zona di Cairo Montenotte dove c'era la vecchia Ferrania, la 3M, quindi faccio conto un pianoro enorme dove ci sono ancora alcuni segni di vecchia industrializzazione, ma soprattutto ci sono tante nuove aziende, e la zona di crisi complessa che insiste su quest'area qua ha registrato, credo, e il senatore Pamonti me lo può confermare, la migliore performance a livello italiano, come, o se non la prima, una delle prime, come rispondenza al territorio alle attività dell'area di crisi complessa. Quindi, per rispondere alla sua domanda, no, il carbone non è nel business plan, sicuramente sono le rinfuse nel senso generale, tutto ciò che può essere trasportato con questi carrelloni, che viene ammucchiato in questi terminal di stoccaggio, sono dei grandi capannoni, e da lì movimentato coi treni o comunque di nuovo col carrellino se deve tornare in giù. Comunque ci sono varie possibilità, ma il carbone non è al centro di questo business plan. Per quanto riguarda la domanda del senatore Ripamonti, sì, stavo dicendo, l'area di crisi complessa, comunque c'è un parco industriale che si chiama Parco Industriale di Ferragni, una società di regione che aveva il compito di prendere in carico queste aree dismesse, via via riqualificarle, cederle, cosa che è stata fatta per larga misura, tant'è vero che poi questa società nel tempo andrà in liquidazione quando avrà finito il proprio compito. Abbiamo questa struttura che teoricamente, non fosse per altro per la competenza e la coincidenza delle aree di operatività, potrebbe, credo, ben fare da ponte tra l'attuale situazione e una situazione di definitivo rilancio con una nuova concessione. Grazie per le sue chiarimenti, e quindi le auguro buon pomeriggio. Grazie Presidente, grazie a tutti e grazie per l'attenzione, buon lavoro. Anche a lei buon lavoro. Arrivederci.
Credo si stia collegando, lo vediamo ora, il presidente della provincia di Savona, Pierangelo Olivieri. E non so se mi sente. No, ha silenziato il microfono. Eccomi, sì. Ecco, perfetto. Le ricordo i 20 minuti di tempo comprensivi del suo intervento e degli interventi dei commissari qui in aula. A lei la parola. Grazie, sì, io cercherò di essere molto breve. Abbiamo predisposto, intanto vi ringrazio, saluto il Presidente e tutti i componenti della Commissione e vi ringrazio per l'attenzione per un tema fondamentale per il nostro territorio. Intervengo, come avete evidenza, come Presidente di Provincia anche a nome dei comuni di Savona e Cairo, che sono i comuni dove si trova le due estremità dell'impianto, partenza, arriva e arrivo dell'impianto. Abbiamo predisposto un breve memorandum che mi permetterò poi di far avere alla segreteria di commissione, molto breve e che sintetizzo nel mio intervento. Quello che vogliamo comunicarvi, Presidente e componente della commissione, è un dato di partenza e uno di arrivo fondamentali. Sull'argomento c'è una grandissima sinergia sul territorio tra gli enti locali e i rappresentanti di categoria, sia per parte sindacale che per parte Unione Industriale. Stiamo lavorando in sinergia da tempo sull'argomento, abbiamo portato queste attenzioni ai nostri rappresentanti negli enti territoriali superiori per quanto di competenza regione e soprattutto a livello nazionale tramite i nostri rappresentanti in Parlamento e per arrivare fino all'attenzione governativa. Perché, signor Presidente, l'argomento è su questo veramente, abbiamo speso qualche parola sul memorandum, vogliamo far presente che è ampiamente condiviso sul territorio e vi evidenziamo un dato di partenza: l'impatto del problema del non funzionamento dell'impianto sul territorio sta diventando difficilmente sostenibile, perché quello che comporta la non funzionabilità dell'impianto e della parte ferroviaria connessa, che anch'essa è molto importante perché la ripartenza dell'impianto e del sistema funivario connesso consentirebbe uno sgravio notevolissimo del trasporto su gomma, e senza voler perdermi nei discorsi generali sui problemi infrastrutturali del nostro comprensorio che ben conoscete, mi concentro sull'abitato di Savona, sull'abitato di Cairo, che è il luogo di destinazione, sui comuni di Quigliano e Carcare che vengono attraversati e sulla SP29, che è un ex statale, ora provinciale, che si trova veramente in grave sovraccarico di transito portato dalla necessità di sostituire integralmente col trasporto su gomma quanto non può essere trasportato tramite fune, e sono dati obiettivi. Purtroppo sono molto aumentati gli incidenti, con anche sversamenti di materiali e anche per i frontisti che abitano lungo la strada. Ora, tutto questo in una situazione dove invece col quadro normativo, l'individuazione, l'incarico e le risorse al commissario attualmente incaricato Maglione e l'individuazione del commissario nominando nella persona del presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale potrebbe veramente portare a dare attuazione a una soluzione operativa che sappiamo essere già stata formalizzate, poter vedere quanto prima ripartire la parte ferroviaria connessa a quella funiviaria e ultimati gli interventi quella funiviaria. Ci permettiamo, al di là delle competenze che non sono prettamente nostre, di intervenire su questo. Abbiamo evidenza delle risorse destinate, di quelle che potrebbero essere intercettate, perché al netto degli interventi di competenza del commissario straordinario Maglioni ha bisogno ovviamente l'impianto di una serie di interventi naturali dal fatto che ormai è fermo da diversi anni, e che l'incarico nella persona del presidente dottor Signorini e autorità di sistema portuale potrebbero
partire in tempi rapidi e dunque anche sulla tempistica di fine anno 31 dicembre 2022 confidiamo si possa invece procedere più speditamente a dare i poteri necessari con le deroghe emergenziali alle procedure al commissario per poter attuare quegli interventi manutentivi ulteriori per mettere effettivamente in funzione. Testualmente, senza indugio, dare corso alle procedure di evidenza pubblica per arrivare alla formalizzazione della nuova concessione operativa e perciò vedere una fase 4.0, come si suol dire oggi, della gestione dell'impianto a fune, perché poi tra l'altro parliamo di una soluzione ambientalmente altamente sostenibile e non voglio dire futuristica perché parliamo di un impianto che esiste da più di 100 anni, ma che risponderebbe anche a tutte quelle esigenze che meglio di me conoscete di gestione degli obiettivi produttivi, industriali e occupazionali e mi collego all'ultimo punto con quelli ambientali che sono di primario parimenti rilievo. E un ultimo punto è proprio quello della salvaguardia occupazionale, della proroga degli ammortizzatori per mantenere quel patrimonio professionale, oltre che il profilo di partenza di tutela dei posti occupazionali, parliamo di un'incidenza sul nostro territorio importante, di professionalità fondamentali per far riandare a regime il sistema funiviario il prima possibile con l'affidamento. Sono stato, confido, non troppo veloce, ma ho cercato di essere sintetico e puntuale sugli elementi di partenza, quelli di obiettivo e dunque vi chiediamo rispettosamente la massima attenzione a far sì che gli emendamenti possano essere traguardati, diventare parte del provvedimento legislativo a convertirsi per andare a regime e vedere arrivare sul territorio quelle risposte concrete che grazie al lavoro lo tengo a ribadire, sinergico che parte dal territorio e arriva fino al nostro Parlamento può dare veramente una risposta concreta, importante e in tempi immediati alle esigenze che ho evidenziato prima. Grazie. Grazie a lei. Non so se ci sono interventi. Senatore Ripamonti, prego. Velocissimo, ringraziando il Presidente della Provincia per la sua relazione e insomma far notare alla Commissione, al Presidente, come ci sia veramente una sinergia tra in questo caso gli enti locali che rappresenta in questo momento il Presidente e anche rispetto alle modalità operative che sono poi le stesse che ha enunciato l'assessore Benvenuti qualche minuto fa. Volevo rassicurare il Presidente Coltorti che è perfettamente in linea il ragionamento diciamo della transizione energetica perché coloro che oggi hanno presentato una manifestazione di interesse è una manifestazione di interesse votata alla transizione ecologica e quindi tutto quel comparto diciamo di materiali che non riguarda il carbone e quindi diciamo questo è un elemento di grande sensibilità anche da questo punto di vista e quindi invito il Presidente Coltorti a firmare l'emendamento anche lui che presenterò e da questo punto di vista si pone la questione anche probabilmente rispetto all'articolo che c'è di un piccolo implementamento dei fondi che voglio ricordare sono a totale disposizione del Ministero dell'ex Ministero dei Trasporti, ok? Che erano proprio allocate per funivie perché la passata gestione non aveva dato seguito a tutta una serie di attività e quindi sono rimasti accantonati. Quindi io non ho domande per il Presidente perché è stato molto esaustivo e poi credo che ci manderà una relazione. Diciamo che sarà insomma, la sintesi di tutti gli enti locali interessati e quindi lo ringrazio e ringrazio il Presidente per l'opportunità sempre. Grazie a lei e ovviamente invito l'Avvocato Olivieri di inviarci questa nota quanto prima perché il termine per gli emendamenti è domani alle 19 quindi abbiamo veramente urgenza. Grazie per il suo intervento e buona serata. Grazie Presidente, provvedo immediatamente. Appena vi saluto lo faccio per sicurezza di immediatezza direttamente io, intanto si tratta dell'inoltro di una mail. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio
il senatore Ripamonti, perché nella rappresentanza del territorio ha portato e ha fatto da tre d'unione in questa sintesi che si è creata sul territorio. Buon lavoro e aspettiamo buone nuove da voi. Grazie. Buon lavoro, buon lavoro anche a lei, ancora. Buona serata. Sì, allora vedo si stanno collegando prima Tras con Roberto Galanti, coordinatore nazionale, e Maurizio Longo. Ricordo il tempo a disposizione di 20 minuti per l'intervento e per le eventuali domande dei commissari. A voi la parola, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Grazie. Spero si senta bene. Sì, sente benissimo. Oh, bene, grazie. Dunque, intanto due appunti, diciamo, di carattere tecnico rispetto ai contenuti del provvedimento, e cioè il primo riguarda il punto 2, lettera C, comma 1 dell'articolo 7, laddove sono stati richiamati i velocipedi ai fini del piano di carico. Ora, questi velocipedi adibiti al trasporto di merci, vorrei evidenziare che devono essere iscritti all'albo delle imprese di autotrasporto merci conto terzi, in ragione della disposizione normativa, quindi della legge 298 del 74, dove si specifica che da 0 a 15 quintali si può trasferire merce in conto terzi, su strada ovviamente, con l'iscrizione all'albo, con la sola presentazione del requisito della onorabilità. Ecco, dico questo perché a tutt'oggi tutti coloro che spostano merce con la bicicletta dovrebbero essere, da un punto di vista tecnico operativo, dovrebbero essere sanzionati in quanto soggetti abusivi. Quindi o si trasporta merce con la bicicletta come dipendenti, oppure si trasporta come imprenditori, ma in quel caso occorre iscriversi all'albo degli autotrasportatori. Quindi quando si affronta questo tema bisogna tener conto anche degli aspetti che riguardano le norme speciali sul trasporto delle merci. Altro elemento tecnico riguarda sempre il trasporto delle merci, e cioè l'articolo 7,1 lettera E al punto 2, laddove si dice sostanzialmente che i veicoli che possono trasportare merci possono superare le 3,5 tonnellate, quindi 4.250 kg, quando in presenza di un sistema di propulsione elettrico che ha un maggior peso e quindi incide sul valore complessivo della massa a terra. Questi veicoli che si vuole far condurre ai conducenti abilitati con patente B può andare bene a nostro giudizio, ma anche qui dovremmo fare una valutazione di impatto con i sistemi autorizzativi legati all'esercizio dell'attività di trasporto merci conto terzi. Perché questo? Perché di fatto il nostro ordinamento, non solo, ma il regolamento comunitario prevede un limite fino a 35 quintali e oltre 35 quintali. Quindi qui saremo in presenza di uno sconfinamento non della portata, che non viene presa in considerazione, ma viene presa in considerazione la massa complessiva a terra. Quindi bisognerebbe fare in modo che le imprese che esercitano l'attività di trasporto merci fino a 35 quintali possano in futuro immatricolare veicoli a propulsione elettrica fino a 42 quintali e mezzo, appunto a condizione che siano veicoli particolari che abbisognano di maggior peso di scarico a terra. Ecco, due precisazioni di carattere tecnico. Ora invece io
vorrei entrare rapidamente, diciamo così, per intervenire su una questione piuttosto cogente, cioè noi abbiamo un problema di carattere strutturale, cioè le imprese di autotrasporto merci in conto terzi hanno due problemi enormi, qual è il primo? Il costo del carburante e il secondo è l'assenza dei conducenti. Ora, questi problemi, soprattutto il costo del carburante, sta addirittura generando problemi alla nostra economia, in quanto molte merci, non soltanto quelle povere, restano a terra per impossibilità del costo del loro trasferimento. Quindi è stata anche programmata un'azione di protesta molto forte dal 18 di luglio, non so se questa protesta sarà confermata o meno. Di fatto noi proveniamo da un accordo con il rappresentante del governo, la viceministra Bellanova, del 17 marzo scorso, che i cui contenuti di questo accordo, gli impegni assunti, non hanno trovato soluzione. Quindi noi ci troviamo in presenza di almeno tre problemi che vorremmo e proponiamo di trovare soluzione nell'ambito di questa di questo provvedimento che è in discussione. Dunque, il primo è di carattere diciamo di mercato, perché sono tre temi che vanno affrontati, come dire, con un minimo di tecnica legislativa. Il primo è molto semplice, cioè abbiamo una norma, dunque le tariffe di autotrasporto merci sono tariffe libere, ma esiste una norma che consente l'adeguamento in termini obbligatori, non c'è sanzione, ma la norma dice che nel caso in cui il costo del carburante aumenta o diminuisce di più o meno il 2%, occorre mettere mano, diciamo, all'adeguamento tariffario in proporzione. Questa norma che esisteva è una norma che non poteva essere applicata in quanto deficitaria. Con l'accordo del 17 di marzo si è voluto migliorare le condizioni di questa norma per renderla applicabile, ma ancora oggi non ce la facciamo. Questa norma, così come è uscita fuori attraverso le mediazioni, non si riesce a farla funzionare, per cui è una norma che esiste anche in altri paesi della comunità europea ed è una norma che funziona. Sostanzialmente bisogna fare in modo che questa norma trovi i criteri di applicazione. Per questo noi ci limitiamo a dire, non a trovare soluzioni tecniche oggi, però a dire che il Ministero possa e debba emanare entro 90 giorni alcune indicazioni precise circa l'applicazione della norma, senza escludere i controlli a campione e le sanzioni. In questo senso la norma potrebbe essere applicata. La seconda condizione è legata invece alla carenza degli autisti. Ora, anche qui si è commesso un errore, si pensa che gli autisti del trasporto merci conto terzi siano conducenti che hanno difficoltà all'acquisizione delle abilitazioni in quanto costose. In realtà, e quindi si è intervenuto dando dei contributi a livello sia regionale e a livello nazionale. Si danno dei contributi laddove il conducente, una volta assunte le abilitazioni, viene ad essere assunto dalle imprese. In realtà il problema è molto complesso, Noi abbiamo fatto una serie di proposte che adesso non ripetiamo qui, ma sono proposte complesse che riguardano uffici di accettazione, di valutazione dei conducenti che vengono dall'estero, attività di addestramento diverse rispetto al passato. Qui ci rimettiamo a fare una proposta molto semplice, cioè l'Unione Europea nel 2003 decise e chiese agli Stati di acquisire una seconda abilitazione, cioè dopo la patente questa seconda abilitazione era la cosiddetta CQC. Ora l'Unione Europea dispose che ciascuno Stato doveva decidere cosa fare. L'importante è che c'era per l'acquisizione di questa abilitazione un esame finale. In Italia abbiamo deciso di inserire un corso obbligatorio di 280 ore, oltre all'esame ovviamente, mentre in altri paesi dell'Unione Europea, per esempio Romania e altri paesi, hanno deciso semplicemente di fare l'esame. Allora la domanda che poniamo noi, anziché
Tra l'altro questi corsi di 280 ore sono sostanzialmente tutti teorici, sono 270 ore di corso in aula e soltanto 10 di addestramento pratico. A questo punto noi proponiamo di allinearci con molti paesi dell'Unione Europea eliminando questo corso obbligatorio, ma lasciando l'esame, così che il conducente, il futuro conducente, non trova l'ostacolo del costo, ma non trova neanche l'ostacolo dell'impegno di 280 ore, poi ridotto a 140. Rimane l'ostacolo dell'esame, in quanto lui deve essere comunque formato, ma a quel punto la sua formazione può essere acquisita ovunque, atteso che appunto è un soggetto che già è in possesso della abilitazione alla conduzione dei veicoli di patente C. La terza e ultima questione è un pochino più complicata e per spiegarla devo fare un passo indietro. Cioè negli anni 2000 ci fu a livello europeo una grande conflittualità, in quanto le associazioni dell'autotrasporto all'epoca chiedevano il gasolio professionale come quello degli agricoltori. Non si riuscì però a trovare la quadra e si stabilì dal 2003, si stabilì che queste accise non venivano più livellate così come si era pensato all'inizio, bensì potevano essere senza richiesta di autorizzazione restituite alle imprese di autotrasporto. Quindi nasce così dal 2003 a oggi tutta una serie di accumulo di accise che l'impresa di trasporto recupera attraverso una domanda a carattere trimestrale. Quindi trimestralmente le imprese di trasporto in tutta Europa recuperano le accise che lo Stato ha messo, diciamo, sui costi del carburante dal 2003 ad oggi. Noi siamo arrivati a 214 euro ogni 1000 litri di carburante. Ora, in altri paesi, per esempio, il beneficio lo prendono tutte le imprese, anche con veicoli Euro 0, Euro 3, Euro 4, mentre noi ci limitiamo soltanto oggi agli Euro 5 e agli Euro 6. Ora, che cosa è successo? Con il caro carburante tutti i paesi hanno ridotto le accise, in modo particolare la Francia, l'Italia, li hanno ridotte alla fonte in modo orizzontale, ma mentre la Francia, per esempio, questa riduzione delle accise non ha comportato l'eliminazione del beneficio, in Italia invece è stato eliminato il beneficio, e cioè la riduzione alla fonte delle accise non ha consentito e non consentirà fino al 2 agosto alle imprese di ricevere questo contributo. Ora voi direte: va bene, ma lo prende alla fonte. Beh, non è proprio così, perché nell'attività del trasporto di merci il valore dell'extra rete è un valore straordinario, in quanto in questo ultimo periodo addirittura ha superato notevolmente il costo del carburante alla pompa quando è stato distribuito, perché molto spesso le compagnie neanche lo consegnano il carburante ai serbatoi delle imprese. Quindi noi diciamo: bene, c'è stata questa opportunità. Tra l'altro noi avevamo stabilito 500 milioni per la categoria che il governo aveva messo a disposizione dal 17 di marzo a oggi. Ancora non si è visto un euro, ma questo è un altro capitolo. Noi diciamo semplicemente: se dal 1 luglio, quindi il terzo trimestre, a prescindere dal fatto che sono state eliminate una parte delle accise, 30 centesimi, fino al 2 agosto, dal 1 luglio possono le imprese di autotrasporto, al pari di quello che avviene in altri paesi dell'Unione Europea, in particolare in Francia, recuperare le accise, quindi fare domanda per il terzo trimestre. Questo comporterebbe, come dire, una sorta di respiro finanziario da parte delle imprese, a prescindere dal fatto che, ripeto, i 500 milioni che erano stati stanziati che non hanno ancora avuto la possibilità di raggiungere le imprese, siamo ancora in attesa che si risolvano tutta una serie di aspetti di carattere informativo dell'Unione Europea, però di fatto sono passati oltre 120 giorni quasi e le imprese non hanno ricevuto nulla. Spero di essere stato chiaro, io vi ringrazio per l'attenzione.
stato chiarissimo, io, a me risulta così, non so se ci sono domande da remoto, non ne vedo, qui in aula non ce ne sono, quindi vi ringrazio, e so che stavate preparando degli emendamenti, vi invito a farceli avere il prima possibile e vi auguro buon pomeriggio, buona serata oramai. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie.